Buongiorno ragazzi e bentornati su Sgamer Evolution. Ciao tesoro, come stai? Muoviti, ci siamo io e Giulia davanti alla TV, perfetto! Allora, siamo tornati finalmente su Resident Evil 4. Ieri è stata una mattinata molto movimentata proprio perché quello che abbiamo fatto è stato fondamentalmente soffrire contro i maledetti malvagi. Come si chiama? Residenti malvagi, ecco come li avevo chiamati. E oggi siamo pronti per proseguire la nostra avventura. Adesso vi spiegherò che cosa è successo ieri. Allora, ieri ci siamo risvegliati. Fuoco ai poveri. Per canto in fiera. Allora, ci eravamo risvegliati. Avevamo affrontato varie parti. Insomma, il tizi. Avevano rapito i poliziotti che ci avevano accompagnato nella nostra avventura qui alla ricerca di Ashley. Ma diciamo che questo posto è abitato da persone non molto raccomandabili. Dopo varie peripezie, cioè ovvero va dopo varie zie purtroppo passate a miglior vita, che cosa è successo? Che ci siamo ritrovati in questo luogo, in questo luogo meraviglioso dove dovevamo trovare una porta. Ecco, no, una porta, un emblema che ci permettesse di aprire questa porta. E ci siamo trovati di fronte Vegeta. Battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Ciao Vegeta, come stai? Benvenuto. Come posso esserti Esatto. Ci siamo ritrovati Vegeta davanti, che ha deciso di abbandonare il mondo dei Saiyan per diventare un mercante a tutti gli effetti. Allora, io utile? I queste. tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Giustamente, vero Kakarot? Allora, vediamo, non abbiamo abbastanza soldi per potenziare o per fare qualcos'altro. Abbiamo potenziato la scorsa Se volta. speri di sopravvivere lì fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Mi fa morire, mi fa morire. Io Gianluca Iacono lo adoro. Lo adoro alla follia, guarda. Adoro veramente Temi più tanto. ai soldi o alla sua vita? Doppiato in Una scelta italiano? facile, amico. Esattamente, è molto iconico. Però cazzo, hanno messo Gianluca Iacono a fare il mercante. Cioè, noi abbiamo letteralmente Vegeta che cerca di venderci la roba. Dai, è meraviglioso. Allora, lanciafrecce non mi dispiacerebbe prenderlo, ma in realtà vorrei comprare un pochino tutto. Vediamo un Posso po'. fare altro per aiutarti? Kakarot! Tempi duri, amico. Lo adoro. Sì, è completamente doppiato in italiano. Una cosa che possiamo fare adesso sarebbe tornare un attimo qua dove c'è il cassettino chiuso per provare ad aprire una cosa. Allora, qui abbiamo un tesoro. E voglio assolutamente ritornare un attimo indietro per raccogliere questo tesoro. Noi adesso abbiamo l'emblema e possiamo passare dalla casa, da questa casa qui. Quindi torniamo un attimo indietro. Qui adesso si può aprire perché dovremmo avere la chiave piccola per aprire uno di questi cassetti. Voglio vedere un po' che cosa. Infatti, maschera elegante. Oh! Vedete che era giusto tornare indietro? Perché adesso renderemo questa maschera elegante una cosa meravigliosa e soprattutto una cosa che ci permetterà di fare un sacco di soldi. Ecco, adesso con questo bonus di tre colori la vendiamo a un botto di soldi. Ora, what are you buying? What are you selling? Sì, me lo ricordo anch'io. Sì, quella è veramente classico. La maschera di Thanos. Però devo ammettere che doppiato in italiano, il doppiaggio è stato fatto Hai molto capito che bene. sparare fa rima con giocare, straniero? Benvenuto. No, lo trovo Che posso fare meraviglioso. per te? Trovo meraviglioso il fatto che abbiano messo lui a Puoi fare il chiedermi doppiaggio. qualsiasi cosa, più o meno. È stato un ottimo affare. Allora, cosa possiamo potenziare? Allora, io direi, ragazzi, di fare una cosa. Dedicarci un attimo al potenziamento. Questa roba vale il prezzo che costa, te lo garantisco. Dedicarci un attimo al Le tue armi sono in potenziamento. buone mani, amico. Lascia fare a me. Perché
Così almeno avremo... Ecco, velocità di ricarica, cadenza di tiro. Vediamo, potenza... Aumentare la potenza del fucile non è male. Come desideravi. Questo è un po' le... Nulla al caso, sei sempre pronto a tutto, così si fa. Va bene, se lo dici tu. Ah, velocità di ricarica. Ecco, potenziamo un po' le armi, ragazzi, perché ci servono. Grande differenza, vedrai. Perfetto, per ora... di non rimanerci secco. No, assolutamente. Chi doppia Leon? Lo sai che non lo so? Se mi recuperi un attimo il doppiatore sarebbe figo, perché ieri ho visto solamente il doppiatore del mercante, ma non quello di Leon. Però sono curioso. Allora, adesso quella parte lì l'abbiamo esplorata. Tutta questa parte qui l'abbiamo esplorata e non penso che ci sia altro da vedere qua. Che se... Questi due luoghi... Sarebbe da esplorarli. Andiamo a dare un'ultima occhiata qui. Tanto oggi, ragazzi, sarò di più in live. Almeno fino alle 2:30. Quindi... Volendo anche di più. Quindi... Ci riposiamo un pochettino. Ci divertiamo un pochettino oggi. Allora, rivediamo un attimo un'occhiata bene questo luogo. Di... Per Carlo vorrei sentire parlare. Ok. Ah, oggi che vai a pranzo dei nonni, eh. Maledizione. Vabbè, però sono contento che almeno vedi i nonni. È sempre una bella cosa vedere i nonni. Allora, abbiamo... Allora, c'è un tizio stronzo che ci spara dall'alto qui, da qualche parte. Ah, mi sa che... Ah, ok, no, abbiamo già esplorato questa zona. Era semplicemente su un livello diverso rispetto a... Un forastero! E basta. Però c'è un modo per arrivare lassù. Arriva esso! Oh, questa è pericolosa. C'è un modo per arrivare là, perché lì c'è una scala. Devo stare attento a vedere se... Lì c'è una scala, però non posso arrivarci da questo lato qui. Non ci posso arrivare da qua. C'è una scala e poi effettivamente c'è uno shortcut. Dio mortacci vostra, mi avete fatto prendere un colpo. Ciao Leo. No, infatti, i nonni ancora devono arrivare. Ciao, mi fa più paura il blu che i jumpscare ormai. Ok, diamo un'altra occhiata veloce alla casa, anche se credo che abbiamo controllato tutto, perché ieri abbiamo fatto una strage qui. Ci servono altri proiettili. Ci servono altri proiettili che possiamo fare. Ah, non possiamo fare, sfortunatamente, perché non abbiamo le cose, le risorse giuste. Non abbiamo le risorse giuste, va bene. Allora, possiamo... Dove cazzo? Ah, eccola! Finalmente! Finalmente ti vediamo! E mo non arriva più esso? E mo non arriva più eso? Ah, vedi? È tutta un'area che arriva da là. Quindi ci sarà un modo per fare il giro? Vediamo un po' se riesco a trovare il modo per fare... Se si può fare il giro da qua. Che se non sbaglio qui si poteva salire sul tetto. Soldi! Mi ero dimenticato i soldi! Allora, da qui si dovrebbe arrivare. No, mi sa che ci sta proprio una strada a parte per arrivare lassù.
Sì, vedete, c'è proprio un'altra strada, quindi immagino che ci sarà proprio un altro modo per arrivare là. Va bene, questa è la cosa che mi interessava. Cercare di capire. Vediamo. Comunque, ragazzi, la grafica è qualcosa di meraviglioso. E sapete, è una gran rottura di pezzi. È una rottura questo pezzo. È pieno di strade e stradine, sì. Però la grafica è stata rifatta in modo pazzesco, è stato fatto un ottimo porting, ragazzi. A me va liscissimo il gioco e sto usando la grafica ad ultra. Ho abbassato leggermente qualche cosina, ma proprio qualche cosina proprio così. Ah, ok, dobbiamo farlo coincidere. Gira dall'altro lato. Chi mai creerebbe una porta del genere? La grafica è pazzesca, tu devi vedere negli interni, ci sono delle cose di interni spettacolari. Sono, ma a parte anche qui, ma gli interni con le illuminazioni e con le... Oh, un altro forastero! Un residente malvagio! Minchia, la mia bellissima mira. Ok, t'ho detto di stare giù. Minchia, nel primo capitolo ci ho avuto la. Oddio, salve! Ho avuto la precisione all'80%. Ma voglio vedere se riesco a essere più preciso. Voglio vedere se riesco a essere più preciso. Ah, ma mi è pieno di tagliole sto pezzo. Spieghi i proiettili come fossi in Texas, ma noi siamo in Texas in realtà. Ma mi piace sparare in testa alla gente, raga, più forte di me. Allora. Qua devo stare attento a ste cazzo di tagliole perché. Allora, vediamo un po'. Maledette tagliole. Hanno rovinato le tagliole. Da qua si sale. Quindi io immagino che da qua ci sia qualcosa. Oh, maledette tagliole. Infatti. Oh, risorse L. Però a me servono le risorse normali. Perché devo fare i proiettili. Zaffiro, perfetto. Usavo quasi sempre il coltello da Amazzone, sì, giustamente. Giustamente. Io calcolo che non l'ho mai giocato questo, però mi piace tantissimo invece essere preciso con la pistola. Allora, dove siamo? Allora, qui abbiamo una casa, abbiamo due tesori in quest'area qui. Vediamo un po' di fare attenzione. C'è qualcosa qua. Cos'è questo rumore molesto? Sono dei corvi giganti. Pistola. Note sulle bambole. Corvi grosse come orsi, veramente. Sono i Corvus Corax. Gli aristocratici non contano più come una volta. Non perdonare le loro azioni. Distruggi castellani meccanici. Sono quelle bambole che trovi in giro. I castellani meccanici? Esatto. Castellani meccanici. Allora, dov'è? Perfetto. Mi servono delle risorse normali. Che cazzo è stato? Salve, signor Corvo.
qui c'è stata una sorta di rituale. Sa se succede qualcosa se sparo alla torcia. Uno possiamo, un proiettile possiamo anche sprecare. Grandioso. Ah! Mi sa che ho fatto la cazzata. Mi sa che ho fatto una cazzata. Mi sa che ho fatto una grande cazzata. Può morire questo. L'abbiamo fatta. Posso prendere la tua motosega? La serie di cazzate sono... No, ma in realtà sono stato bravo, dai. Ammettilo, sono stato bravo. Allora, vediamo un po'. Qui dice che ci sono due tesori, di cui uno qui, collana perle sporca, e uno invece che sta qui, da qualche parte di questi pizzi. Dovrebbe essere qua. Che cazzo è? Uno mi dice che dovrebbe stare qua. Ciao, Fake! Come stai, caro? Come cazzo sta l'altro tesoro? Ci sono sopra. Quindi o sta su o sta giù. Sono bravo quando sono a fare cazzate e finire solo delle tagliole. Ma le tagliole ormai è questione di pratica. Dove si trova questo tesoro? Cioè, mi dice che c'è sopra. Questo è il simbolo che mi serve per aprire. No, ho sprecato. Vabbè, dai, siamo in Texas dopo tutto. Mi ha rotto comunque l'influenza, dai, 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 che guarirai presto. Ne sono convinto. C'è qualcosa che non mi torna. Dove? Il tesoro sei tu, sai, giustamente. C'è qua mi dice che c'è un tesoro. A meno che non, io non debba scavare. Il tesoro è sempre stato nel tuo cuore. Fake, hai idea di dove possa essere? A parte che adesso abbiamo una collana da incastonare. No. Vale meno perché in cattive condizioni. Può essere solo venduta. Quindi è una merda. Non riesco a capire. Esatto. È una community bellissima. Per me c'è un dungeon sotto. Ah! Giustamente. L'unica, è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Ciao, signor Motosega.
Allora, adesso abbiamo qua una casa, obiettivo intermedio. Allora voglio vedere se si può aprire. No, qua mi manca una chiave. Oh, qua c'è una tagliola. Vediamo un po' se. Qua c'è un'altra tagliola. Qua c'è una terza tagliola. Ma ce l'hanno sta gente con le tagliole? Pianta rossa, perfetto. Ottimo, così abbiamo fatto di nuovo la miscela a tre colori. No, io non ho letto niente. Un'altra tagliola, porca troia. Ah, non lo sapevo. Questa cosa delle tagliole, grazie. Sì, evito di finirci per la quindicesima volta in una tagliola. Tanto ci finirò comunque, voi lo sapete. C'è una porta qui. C'è una porta. Siamo entrati dal retro. Sono morto su quella tagliola. Cioè, non è possibile. Mi finisco sempre su ste cazzo di tagliole. Bella casa. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Effettivamente è bella come casa. Allora, ho sbloccato un nuovo modo di fuga. Chissà se ci sarà un'altra tagliola da qualche parte. Credo di no. Allora. Vediamo cosa c'è qua. Piccola chiave. Ok, questa mi serve per aprire i tesori. I cassetti chiusi. Vecchie foto. Vecchie foto. Ok, ce le fai vedere queste vecchie foto? No, non ce le fa vedere a quanto pare. Allora, no, non mi sembra pauroso. Sai qual è il mio problema? Scusate, nel frattempo provo un attimo a cambiare la direzione dell'illuminazione, così. Ma sai qual è il mio problema? Che io nei giochi del genere, dove ci sono survival horror, dove ci sono tipo zombie, queste cose qui, io a un certo punto smetto di spaventarmi. Io smetto di spaventarmi perché vedo che c'è molta più azione e combattimento. I giochi che veramente mi spaventano sono quelli psicologici. Quando ci sono giochi psicologici, allora lì mi spavento davvero. C'è una foto, perché è cancellata? C'è un retro? Sì. Infine, carne della mia carne, sangue del mio sangue. Rendete grazie e esultate. Lì mi spavento davvero. Qui c'è. Ah. Bino, perfetto. Ci deve essere qualcosa. Pesetas. Oh! Vabbè, volendo ne potremmo provare tutte. Allora, sono tre uccelli, un bambino, mucca, pianta. Che cazzo è questa? Ok, qui con un po' di ingegno si potrebbe aprire tutte quante. Questa è un'idea che del spessore, soprattutto tu, potrebbe sembrare più delle tue corde. Infatti, molto probabilmente il primo lo porterò, ma non vorrei non portare il remake anche perché c'è una lira. Per acquistarlo, magari potremmo portare proprio quello vecchio. Proprio quello vecchio, visto che sta sul pass. Allora, ci deve essere la combinazione da qualche parte. Vediamo un po'. Vediamo un po' se. Carne della mia carne, sangue del mio sangue. Grazie, rendete esultate. Carne, mia carne, sangue del mio sangue.
No, magari ho pensato carne, sangue, bambino. No, vabbè, qua mi sto facendo troppo pippe mentali. Sicuramente troveremo la combinazione da qualche parte. E qua? Questa è la cucina. Beh, qua hanno scuoiato un uovo di gallina! I nostri uovi preferiti! Le nostre cose preferite! Deve essere da qualche parte. Forse non in questa stanza, però. Ah, questa mi sembrava una pianta verde, ma non lo è. Andiamo al piano di sopra, vediamo un po' che ci sta. Ci sta un punto di salvataggio. Salviamo due volte, non si sa mai. No, ovviamente no, non voglio la combinazione, raga. Allora, invia il deposito. Questo. Seleziona un oggetto e vuoi mandare al deposito. Ma cazzo si manda al deposito? Al deposito. Questa è la valigetta. Come si manda al deposito, scusa? Io non voglio creare munizioni perché ancora non abbiamo né mitraglietta. Sposta. Cazzo lo manda al deposito? Sta roba la devo togliere, la voglio togliere. Cioè, l'opzione è sotto? No. Cioè, in teoria mi dovrebbe... Vedi, dice, seleziona un oggetto che vuoi inviare al deposito. Io clicco sposta. Questa è la schermata precedente. No. No, conferma mi fa rimettere giù. Sto provando a cliccare tutti i tasti. No, o me lo sposta nella me la sposta nella valigetta, non mi sposta. Se faccio conferma mi dici crea o scarta. Andiamo. Per salvataggio. Salvataggio personalizza valigetta. No, non capisco però. Perché non dovrebbe spostarmelo. Tipo se io voglio fare questa. Vedi, cioè, crea o scarta. Sposta. Fuori dalla valigetta non me lo sposta. LB e RB mi lo ruotano. E non proprio non capisco. Tipo se io volessi... Ah, vedi, questo me lo invia al deposito. Ah, questo non me lo fa inviare. Questo lo invia al deposito. Ah, ok, non me lo fa proprio inviare al deposito. Tipo questa qua, se me lo invia al deposito. No, questa per esempio non me lo fa inviare. Ah, solo... Vedi, solo gli oggetti bianchi mi fa inviare al deposito. Bastardi. Non ha senso! Perché non mi fai inviare gli oggetti che mi servono? Cioè, che non mi servono. Mi fanno solo spazio. In relazione al padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi, dal vecchio contadino il grano più pregiato, dell'esile il porcaro il maiale più robusto, della povera mendicante il suo modo bambino. Va bene, ok, la combinazione abbiamo. Quindi grano, porcaro, cioè grano, maiale e bambino.
E il padrone ha accettato. Il padrone. Il padrone. Sì, quello. Grano porcaro bambino. Probabilmente ci sarei arrivato con il tempo. Grano porcaro. Questo è il porco. Questa è una mucca, quindi è il bambino. Sfera di cristallo. Sfera di cristallo che sicuramente dovremmo mettere. Dovrò mettere qua sopra. Cazzo. Ma da dove cazzo è uscito questo? Dove cazzo è uscito questo? Stiamo rodando. Ah, ok, credo che ho capito che devo fare. Più o meno. Infatti, sì, quello non avevo capito. Credo che ci siamo quasi, eh. Più o meno. Voi ditemi che cazzo mai si farebbe a casa propria una porta del genere. Cronache del villaggio, data 10 ottobre. Il clima ultimamente è strano, il grano appassisce e le mucche dimagriscono. Il grano dimagrisce e le mucche appassiscono. La gente mostra i segni della fame, è vero, ci mancano risorse per lavorare nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Saddler. Non togli la sfera, io lo farei. 30 persone sono morte di fame, 5 mucche verranno macellate. Oppure, 30 persone verranno macellate, 5 mucche moriranno di morte di fame. I patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti per Lord Saddler. Altri 6 prescelti. Altri 8 oggi, altri 4 oggi, altri 11. Due stranieri si erano persi vagavano nel villaggio. Dobbiamo portare l'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Quindi fanno una sorta di rituali per sacrificare per questo Lord Saddler. Chiave con stemma, perfetto. Porca troia. Ah! Ho perso. Salve. Stars! Il tuo sangue ha colto il dono. Che cazzo è stato? Il filmato rimani nella stanza, assolutamente. Vabbè, tanto dice adesso sei uno di noi. Quindi non saremo più un forastero. Vedere un bel easter egg. Ok. Capitolo terminato. Risultati capitolo. Allora, dono nel sangue. Se sono stato meno preciso in questa fase.
Il primo capitolo è arrivato. Ho fatto 80%, adesso solo il 74%. Vedi, 80.8 prima, adesso 74. A chi la da scrivere? Nido Condor 1. Ho trovato delle informazioni su lui. Serra. Chi è? Ok. Umbrella. Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Anda, manda. Ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Lo vediamo un po'. Luis Serra Navarro. Serra appare per la prima volta agli studenti di università. È impossibile trovare testimonianza antecedente, incluso il certificato di nascita. Dopo essersi laureato all'università è stato assunto al Dipartimento di Ricerca dell'Ombrella, dove ha brillato guadagnandosi un apprezzamento di tutti i suoi colleghi. Ha preso parte allo sviluppo di diversi medicinali da banco, da cui... Ah no. Alcuni anni dopo Serra ha dato le dimissioni dell'Ombrella ed è sparito dalla circolazione. Dopo l'incidente di Raccoon City, le forze dell'ordine e il governo hanno tentato di rintracciare chiunque avesse legami con l'Ombrella, ma nonostante le ricerche intensive non sono stati in grado di localizzarlo. Il fatto di ritrovarlo sia stato impossibile ci fa pensare che Serra sia ricorso davvero a qualsiasi mezzo pur di far perdere le sue tracce. Scritto a mano da Hannigan. Medicinali a banco, dubbio fortemente che l'Ombrella spiegherebbe uno dei suoi talenti migliori in riduzione di antiacidi o crema di bellezza. Avrà lavorato anche lui al progetto del virus. Dirigiti verso la chiesa. Che cazzo è? Esce dalla porta dove sei entrato e dove è uscito l'omone. Sì, sì, prima fatemi prima controllo le cose che mancano. Ma voglio... C'è una bellissima leva da premere. Ciao Fedi, buongiorno! E noi la premiamo. Allora, il forte rumore bianco quando parlo lo so io di che cosa... qual è il... Cazzo, vabbè. Lo so io da che cos'è causato. È causato dalle ventole. Mo, faccio una cosa. Questo purtroppo mi viene a causa di Nier. Il fatto che giocando a Nier ho dovuto mettere... Dovevo togliere Nvidia Broadcast, che mi faceva... mi evitava questo rumore bianco. Adesso dovresti essere più in grado di... No, è dovuto alla statica delle ventole. Praticamente quando uso le ventole mi si crea una statica. Mi si crea una statica. E quindi mi... infatti, adesso vedi che non si sente niente perché adesso c'ho le... Ora va bene, lo so, adesso... È solo per Nier che crea il problema. Ok, sono uscito. Continuo a tornare indietro, cioè quindi devo scendere giù? Sta avvicinando la notte. Prova a uscire da qualche porta. Ah, le tagliole di merda! Questa era l'easter egg! C'è un cane! È un cane. Ma qua? No.
non l'avevo vista, ma è un cesso. Un cesso. Devo assolutamente liberarlo. Anche tu, eh? Anche tu, eh? Povero amorino. Era questo l'easter egg? Comunque io e lui ci capiamo, anche io vengo sempre preso dalle tagliole. Adesso che ho la chiave con l'emblema, che succederebbe se io tornassi da, andassi da questa parte? Tanto io devo andare dalla parte opposta. Ma questo è interessante, abbiamo spostato quel cane qui, non c'era quello originale. Ah, ok. Quindi non c'è questo easter egg? Immagino che... tornando di qua tornerei indietro al villaggio iniziale, infatti. Quindi me lo sono perso perché ho tirato la leva? Ah, ok, l'abbiamo spostato più avanti. Ok, allora mo... un forastero! Ma... c'era qualcuno lì? Oppure sì, perché hai premuto la leva. Mo' sono curioso di capire che cosa mi sono perso. C'era qualcuno quassù. L'avete visto anche voi? Che cazzo era? Allora, qui è pieno di tesori. Porta con lo stemma. Vediamo un po'. Ah, ok. C'era, sì. Ah, è chiusa. Ok, qui probabilmente devo entrare quando ci avrò... Ashley, quando ci avrà qualcuno. Vediamo un po' che ci sta. Bussola d'epoca. La possiamo potenziare? Con i cosi? Mantenuta in buone condizioni tutti i messaggi. Può essere solo venduta. 8.000 pesetas, in realtà non sono pochi. Ok, vediamo un po'. Cosa ci sta qua? Ma che cazzo sono? Cazzi tua! Tacci vostra! Mi è preso letteralmente un infarto! Qualcuno ha fatto saltare... sorrisino? Immagino che mi abbiate fatto la clip.
Via dalle palle. Bravo. Che cazzo è? Apri la vita il sorrisino del cagnone. Stasci. Raga, non scordatevi di fare le clip, perché sicuramente escono le clip meravigliose qui. Il doppiatore è sempre Alessandro Rigotti, ok. Ortacci sua. Ortacci sua. Che infarto che mi è preso. Anche di Desmond, ma... Oh! È così, perché ti suonava familiare. Allora, vediamo un po' dall'alto. Allora, da qua posso ritornare, quassù posso ritornare volendo al villaggio, al fiume. Che botta chi fu preso, esattamente. Cioè al lago, scusate, non al fiume. Sto pensando di tornare al lago per quella cosa che mi avevi detto tu, ti ricordi? Di sparare all'acqua. Sta ovunque. Sì, sì, è quello che sto andando a fare. La prima... Ho salvato adesso. Non potevo salvare prima. Sentite galline, potete cagarmi qualche altra uova? Ho una brutta sensazione. Qui ci sta un tesoro. Da qualche parte. Forse. Ah, ok. Qua c'è un tesoro, ma non capisco dove cazzo possono averlo infilato. Sa, o sta qua nella pila di merda di cadaveri. Questa mi sembra che... Mi sa tanto di cosa che devo bruciare e poi sotto trovo qualcosa. Ah, sì! Allora non era una mia idea. Le lanterne sono da dover sparare. Signore Galline, avete qualcosa da... Da lasciarmi, salve. Oh, quanto sono carini i maialini che dormono. Ok, qui c'è un altro tesoro. Ma ovviamente non abbiamo trovato niente per aprirlo. Vediamo un po'. Tanto oggi ho detto, sono morti quei maiali. No! Sarà un pochino di più in live, un po' di più in live, quindi ci divertiremo, ragazzi, oggi. Va chiuso. Maialini che dormono. Poverini.
E botta chi vu press. Dovrebbe esserci la deviazione. Da qualche parte qua. È tutto bloccato. Non ci posso tornare. È tutto bloccato. Però mi sa che ci sarà l'accesso da qualche altra parte. Immagino ci posso tornare da qualche altra parte, quindi... E mo dobbiamo tornare indietro. Salve amici maiali, avete qualche domanda da porci? Da porci? Allora, visto che stiamo tornando indietro, non possiamo non salvare di nuovo. Allora. Quant'è è bella la musica della... del salvataggio, della stanza della salvezza, della salvitudine. Allora, devo ammettere che questo posto mi ha fatto scagare. Non ci credo. Ma che restituisci, tesoro, che ti ha fatto ridere anche a te. Allora, c'è qualcun altro nel villaggio? Mi chiedo, qualcuno che si è... che è rimasto. Ah. Quando le hanno installate queste trappole? Fatto ridere come riflesso, come gas nervoso esattamente. Ah, oddio! Devo andare a riparare il cazzo di coltello. Dai, signora. Ma mi dice che cogno? Ok, lì c'è. Ah, ma io è proprio di qua che dovevo andare. Perché dovevo tornare alla chiesa. Allora. No, prima di tornare alla chiesa voglio fare una cosa. Voglio andare... non so perché mi ricordo questa parte, poi li sono saltati addosso. Voglio vedere che cosa c'è sopra, allora, a questo punto. Perché così sto andando avanti, io invece non voglio andare troppo avanti, voglio... voglio cercare di capire che cosa sta succedendo. Cosa c'era in quella casa. Non si vede un cazzo, è troppo... veramente buio. Dovrei avere la vita aumentata adesso. Sì, adesso mi si è aumentata un po' la vita. Ci sono ancora delle tagliole che non mi hanno preso? Ah, non posso. Non posso perché devo trovare... Ok. Ashley. Perfetto. Sì, adesso... Però mi sembra... cioè, mi sembra brutto, dai.
Mi sembra brutto. L'abbiamo lasciata qua da sola, poverina. L'unica tagliola non aperta, cioè non chiusa. Mi sembra brutto non prenderla. Dai, mi sembra brutto. Il cane che ha trovato è un bel easter egg ciccionissimo interno a Capcom. Ci spieghiamo un po'. Perché questa qua evidentemente mi manca come cosa. Comunque non potevo non prenderla, quella tagliola era davvero necessario. E da qui non posso passare. Quindi devo ritornare da questa parte. Oh, ma qua? Oh, tesori, soldi, tagliola di vendente. Perché avete detto? Perché hai detto aia? Brutti posti bui, sì. Alquanto. Per ora ci sono solo sorci. È uno che si sta trasformando in Super Saiyan. Madonna, come cazzo ha fatto a non vedermi? Stavo qui. Devo assolutamente riparare il pugnale. C'è un tesoro? Ma non qua. Ok, credo che ci sia un altro dungeon sotterraneo. Sono in Super Saiyan? No, no, è il mercante! Esattamente! È sempre lui. Ok. Quindi adesso siamo usciti dalla finestra. Abbiamo visto anche l'altra parte. E adesso possiamo quindi entrare in chiesa. Abbiamo controllato tutto davvero? E sei il principe dei mercanti? Madonna, quanto adoro la voce di Gianluca Iacono. È proprio bella. Mi piace da morire, è veramente caratteristica. Ma che è sto posto? Ha nebbia dentro casa, c'hai? Ha nebbia all'irti colli. Ah, dai, almeno. Ma datemi le munizioni! Ma veramente c'è la nebbia dentro casa? Dentro la chiesa? Madonna. Questa è una fa tipo a riunione dei cultisti anonimi, porca miseria. Ha lasciato la macchina del fumo accesa dopo il festino. Quanto avrei voluto vedere una cosa tipo Scooby-Doo, dove si vedevano gli occhi del tizio dietro che se ne andavano. Non ho appena spento, stavo facendo 4 pure io. Bello, sì, molto molto bello. Cioè, guardate ragazzi il remake qua. Come, cioè, hanno lavorato veramente di Cristo. E poi l'ottimizzazione di questo gioco su PC è qualcosa di pazzesco. Perché... secondo, a mio avviso, è stato ben ottimizzato su PC. Anche l'immagine di Scooby-Doo è bellissima. Allora, quando uscì Resident Evil 4 originale, uscì qualche mese dopo un gioco chiamato Hunting Ground, Clock Tower, dove l'unica difesa che avevo visto era un cane, e quel cane è aiutato. Ah, ok, qui. A parte, vabbè, qui le sedie che rotolano. Non è nebbia, incenso per la puzza di... ah, ci sta anche.
Ma che cazzo è? Dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il corpo cresce, le tue madri cuciranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno sei già grosso della tua culla. Più grosso della tua culla. Prospera, bambino caro, il bene dei tuoi fratelli e sorelle non possono farlo. Ma che cazzo è? È un gigante. Vado a cercare, è molto bello come gioco. Andrò a vedere. Ma che cazzo è? Cioè, comunque, raga, guardate, guardate che spettacolo, che cos'è l'illuminazione. Adoro. Spray medico, grazie. Munizione fucile. Non mi piace. È il gigante. È il gigante, giustamente. È il gigante. Ah. Lo sto gustando, lo sto dando lentissimo, sì, ma infatti pure io me lo sto veramente gustando, è veramente bello. Mi dispiace non aver giocato il gioco originale, però sono contento lo stesso. Ho nuova merce che potrebbe piacerti. Sì, principe dei Saiyan! Stanco di restare sempre senza munizioni? Anche io ho quello che fa per te, lancia frecce, la vera rivoluzione, amico. Anche dopo averle scoccate puoi recuperare e riusare le sue frecce all'infinito. Inoltre ricorda di comprare il progetto frecce per trasformare in frecce i tuoi coltelli extra. Le munizioni non saranno mai un problema. E non è tutto, puoi dotare le frecce di mine adesive per far diventare la tua arma un lanciafiamme. Ah, ok. Lanciamine. Spara un nemico per causare esplosione immediata, se non pensare alla mina in prossimità, perderai le frecce ma ne vale, ne valsa la pena. Questo è marketing fatto bene. Marketing fatto dal principe dei Saiyan. Ma lo sapete qual è la cosa? A me preoccupa più lui che tutti i Faccio un zombie, mostri regalino, vicino. amico. Mi preoccupa più lui. Perché lui se ne va in giro veramente così, strafottendosene di tutto. Pesetas. Hola. Benvenuto. Ho delle novità per te. Grazie. Vediamo un po', È stato vendiamo. un ottimo affare. Niente male. Non so se mi conviene venderle queste o aspettare di trovare un oggetto da dove incastonarle. Io quasi quasi aspetterei, tanto. Posso fare altro per aiutarti? Allora, abbiamo la mitraglietta. Questa roba vale il prezzo che Offerta costa. speciale lanciafrecce. Allora, io quasi quasi la prenderei. Per comprare quest'arma ci vogliono tanti soldi, ma anche un gran fegato. Assolutamente, Vegeta. Allora, prenderei anche il progetto Queste frecce. informazioni hanno un Meglio prezzo la che non mitraglietta? conosci. Vabbè, la possiamo comprare. Oh, con questa farei fuori folle di nemici. Prendiamo tutto, ragazzi, tanto. Allora, vediamo un po'. Io questo la riparerei Mi comunque. raccomando, trattalo con cura, amico. Abbiamo la mitraglietta. Vedi, Speri non di possiamo sopravvivere lì potenziarla fuori, adesso. devi potenziare la tua Tutto, tutto. attrezzatura. Ti serve nient'altro? Io quasi quasi venderei a sto punto, tanto la roba la trovo, penso. Attacchio press vibes. Buon via. Vediamo un po' quanto spazio c'ho nell'im... porca troia. Però adesso almeno posso fare... Questo è TPM, quindi se io faccio così... Munizioni mitragliatrice si intende munizioni della TPM? Cioè, sì, è giusto. Cioè, munizioni della mitragliatrice è questa qua, insomma, fondamentalmente. Sì, mitragliatrice. E adesso posso creare.
munizioni mitragliatrice, tutta la cosa che ho. Perfetto. Che altro potrei prendermi? Questo rossa rossa non posso farlo, quindi però non posso metterla neanche nel deposito, e questa cosa è una cosa che mi scazza non poco. Potrei mettere un altro spray medico? Vabbè, mettiamolo al deposito lo spray medico, che tanto almeno sappiamo di averne da parte. Allora, vedi, questa cosa è non poter depositare le munizioni mi scazza perché. Io sono dell'idea che potrei vendere anche Benvenuto. questi tre e almeno potenziarmi qualcosa. I tuoi Tipo la oggetti potenza della preziosi non serviranno a mitraglietta. nulla nella tomba. Che dici, Fei? Che dite, ragazzi? Secondo me vi conviene vendere questi qua anche se non sono incastonati a qualcosa e potenziarmi, che ne so, la mitraglietta. Secondo me non è una cattiva idea. Tanto penso che la roba comunque la trovo. Però almeno ho più chance. Sì, ma sì, sti cazzi. È stato un ottimo affare. Così Grazie. almeno mi potenzio qualcosa. Allora, potenzia. Che te ne pare, amico? Un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza. Vediamo un po' se. Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Ma va bene così. Velocità di ricarica. Per ora. Bene, che Sempre ricordo a posso tutti di seguirci farti su per YouTube, te? infatti, raga. C'è Linktree, ragazzi, dove sono Torna tutti i presto a trovarci. nostri canali. Allora, mettiamoci questa. Assegna scelta rapida. Mettiamola qua sopra. Questa invece, invia assegna scelta rapida. Qua sotto. Vedi, questa roba non la posso inviare al deposito. Porca troia. Hai detto YouTube 2 volte, sì? Giustamente. Allora. Per ora andiamo avanti di fucile. Ben due canali YouTube. Uno per i VOD e uno per. Il mio caro è gravemente malato. Vorrei portargli un dono delle deliziose vipere. Prima che passi a mio video. C'è un cantatore di serpenti. Spero di aiutarmi. Vendi 3 vipere. Dove cazzo si trovano le vipere? In cazzo si trovano le vipere? Dentro il stivale. Ok, adesso mi sento armato fino ai denti. Ci sono altre tagliole qui, non posso perdermi le tagliole. Ho una brutta sensazione di questo La posto. chiesa, ce l'ho fatta. Ok. Con calma e Kudasai. Vediamo un po' se posso. Altre munizioni, perfetto. Allora, da lì, lì c'è, qua c'è qualcosa. Grazie mille, Oh, Basto grazie mille, Brand! professore! Grazie mille per il raid! Siamo qua per cagarci in mano su Resident Evil 4, che per me sarà una blind run. Ben arrivati, ragazzi. Anche altre risorse! Sì, le risorse! Mi piacciono le risorse! Ma non posso usarle, vaffanculo.
Come stai? Anche perché invece ne mangia a palate, infatti è molto utile. Ciao Neni! Come stai? Come state ragazzi? Benvenuti a tutti i Riders. Io sono Shaka per chi ancora non mi conoscesse. Oddio! Un forastero! Mannaggia la miseria, non mi sono accorto. Ma vai a morire ammazzato. Vai a morire ammazzato. Te tre quarti della palazzina tua. Ciao bello, grazie mille, buon lavoro. Ma quindi anche tu lavori a quest'ora? Ciao! Allora, voi conoscete Resident Evil 4? Perché per me questa è una blind run. Non ho mai giocato a Resident Evil 4, il gioco originale. E quindi sto giocando per la prima volta adesso, so. Ma c'è una bara dentro una casa? Va bene. Vabbè, giustamente è un cimitero. Che giochi Resident Evil? Non ho mai giocato e mai li farò. Allora, perché mi piacciono? Io li ho giocati tutti tranne il 5, il 6. Il 5, il 6 e il 4. Adesso sto recuperando il 4. Ho le intrighe in contemporanea. Siamo il meme di Spider-Man esattamente. Tipo. Allora. Perché guarda, devo essere sincero, Neni, non fa paura. Tranne qualche mini infarto che ho preso durante l'azione. Però non fa paura, non è un gioco che fa paura, almeno non questo. I giochi che mi fanno paura per me sono quelli di ansiogeni. Tipo i Project Zero, queste cose. Ci sono i vecchi Project Zero, ragazzi, che mi facevano veramente cagare nei pantaloni, per quanto nelle mutande, per quanto erano spaventosi. Madonna santa, non so se voi ci avete mai giocato, sarebbero i Project Zero detti anche Fatal Frame. Però vedete che adesso mi prenderà un infarto, io lo so. Ecco, erano dei giochi dove praticamente tu dovevi, avevi come unica arma di difesa una macchina fotografica. E, è ambientato in Giappone. E praticamente tu dovevi, girare, scoprire la storia, quello che succedeva. Ovviamente c'erano delle storie, tipo il primo è ambientato, dovevi trovare tuo fratello che era perso in una sorta di castello, in una casa abbandonata. Il secondo però è il mio preferito. Esatto, come non giocare. Il secondo è il mio preferito perché è ambientato tipo in un villaggio giapponese abbandonato, infestato dai fantasmi. E la cosa bella non sono tanti i fantasmi che ti appaiono e tu devi sconfiggere con la macchina fotografica, ma sono tanto le cose che tu noti. Ti affondano direttamente nella cultura horror giapponese e me lo ricorderò sempre. C'era una scena di Fatal Frame, del secondo Fatal Frame, del secondo Project Zero, dove praticamente tu stavi all'interno di una casa giapponese, a parte che prima di entrare in questa casa tu stavi fuori da una finestra e vedevi la luce di una candela che proiettava l'immagine di una figura seduta all'interno della casa, e una volta che tu entravi in quella stanza non c'era nessuno, ma c'era la candela accesa. Poi a un certo punto entravi nella classica casa dove c'era appunto la tendina, il rialzo, perché ovviamente c'è dove tu lasciavi le scarpe, entravi dentro quindi a piedi nudi, eccetera, eccetera. A un certo punto, al ritornare indietro, vedevi dei piedi che passavano sotto. Mamma mia, mamma mia. Quelle sono le cose che mi spaventano. Non sono tanto i jumpscare perché i jumpscare sì, mi spaventano lì. Però poi, quando ci sono tanti nemici, non mi spavento più. Condor 1 a nido. La chiesa è Forse. sigillata. E l'ancora reale? Negativo, È ancora volata, è fuori. Ma volata. di certo si sono preoccupati di chiudere bene. Capisco. È Posso possibile che immaginare sia perché lei che l'abbiano abbia fatto. sconvolto. Ah, lei si trova qui, è sicuro. Riuscirà a Riuscirà a entrare? entrare. Condor 1, chiudo. L'aquila ha spiccato il volo, l'aquila ha spiccato il volo. Allora, la chiesa è chiusa. Che cosa c'è qui? I Zio sono sempre stati piuttosto subdoli, abbastanza. Li adoro anche per questo. Cosa c'è qui? Allora, da qua si torna da qualche parte. Mentre cosa si troverà qua dentro? Ho una bruttissima sensazione che sto per prendermi un infarto.
C'è un'altra missione per Vegeta. Ok, da qua si entra. Quei due gemelli traditori sono uniti a quella setta diabolica, per questo non meritano di riposare in pace. È qualcuno disposto a distruggere gli emblemi incisi sulle loro lapidi? Emblemi della tomba. E mi danno sempre due spinelli, che non sono gli spinelli che pensate voi, anche se all'inizio lo pensavo anch'io. Fermaglio elegante. Questo è un tesoro? Si possono incastonare? Non si possono incastonare un cazzo. Non si può creare niente, ma si possono creare le frecce. Ottimo. Più che jumpscare fanno più le cose che ti immagini, esattamente. Però io ho sempre pensato che sono i giochi un po' che mi creano ansia, veramente a crearmi il problema. Ma... Claire, Ashley, tenetela chiusa nella chiesa fino all'orario stabilito. Quindi è una lotta contro il tempo. Questa. Ah, qua c'è il mappa del lago. Ua rogna provenie te dall'esterno e qui in cer a della ragazza. Trasferitla in chiesa e restate in attesa di ulteriori ordini dal nostro signore. Nel frattempo, cioè il signore, il famoso sacerdote che controlla il tempo, frattempo, tente ben chiusa in porta, la chiave sarà custodita nella caverna sul opposto del lago. Il most u si occuperà del stuido intruso. Sono sardi. Speriamo che non ci siano altre sorprese. Ma qua sotto? Ma quanta roba c'è qua intorno? Allora, andiamo prima a cercare a fare la missione. Studi, infatti sta andando subito a distruggere i medaglioni delle tombe. Però qua non c'è. Serve la chiave piccola. Questa è la cosa. Povera Ashley. Tipo un mostro. Leon Barcavaletto è scritto sulla mappa. Esattamente. Leon, lascia perdere. Allora, i simboli. Quali simboli? Questi? Ok, devo cercare tipo una Z. La Z di Zorro. Sono completata, dovrebbe essere fatta. Cioè, completata deve essere. Che cazzo sto dicendo? Completata, virgola, dovrebbe essere fatta. Progresso 2 di 2. Quindi no, non sono quelli. La Z di Zozzo. Non so perché non me te lo blocca, però. Sono tanti. Vabbè, noi li distruggiamo tutti. Facciamo problemi? Scusa. Non dovrebbe essere completata? Ah, ok. Erano tanti. Quindi abbiamo semplicemente profanato delle lapidi adesso. Non te le indica sulla mappa? Sì, me le indicava. Allora, voglio tornare al volo da Vegeta. Un secondo. Per prendere la missione, per... guadagnare la missione, trovo due uguali per non sprecare colpi. Nah. Cioè, era pieno di simboli uguali, eh. Ma voi... colpi. Che vuoi che siano i colpi? Noi vinceremo con la forza dell'amore. Sei occupato di una richiesta. Allora, Vegeta di Dragon Ball è... complimenti, straniero. Ha doppiato... di articoli in vendita, lui... Ecco perché lo chiamo Vegeta.
Vediamo un po' cosa posso vendere. Fermaglio. È stato un ottimo. Torna presto a trovarci. Prego, principe dei Saiyan. È il mio amico di Destiny. Gianluca Iacono, ragazzi, secondo me è doppiatore, signore dei doppiatori. Allora, noi dobbiamo andare lì. Però adesso mi chiedo, cosa succede se io apro quella porta che sta là sotto? E soprattutto, cosa c'è sotto alla chiesa e dietro alla chiesa? Iniziamo un po' a esplorare, ragazzi. Come si inizia veramente l'esplorazione selvaggia. Che abbiamo dietro la chiesa. Gordon Ramsay lo chiamo Gordon, infatti gli chiedo sempre di senso. Allora, cosa ci sarà qua? C'è un tesoro? Granata assordante, perfetto. Cose che mi servono, ma non sono necessarie. No, oddio, sono sempre necessarie in realtà. Poi vorrei vedere cosa c'è sotto. Qua sotto. Dobbiamo proprio vederlo cosa c'è qua sotto. Io salvo perché non si sa mai. Allora, secondo me... noi dobbiamo andare qua. Però mi chiedo, questa qua sotto mi porterà probabilmente alla caverna. Perciò io prima di entrare là sotto voglio vedere cosa c'è qua. Ma probabilmente qua sarà chiuso. E infatti. Quindi probabilmente questa sarà la via di ritorno. Molto probabilmente da tutto. Quindi, conoscendo i giochi, sarà questo. Ho una bruttissima sensazione. Ah no. Era più semplice di così in realtà. Era semplicemente uno shortcut. Apribile subito. Va bene. Da qua si va al lago. Ah, ma questa... Cazzarola, ho sbagliato. Una vita di merda. Ma non ti fa niente il fuoco? Dai, muori ammazzato. Oh cazzo. Oh cazzo. No. Allora, il collo già è andato, quindi diciamo che... Ok. Ok, qua sono andati. Mi porti 3 cannoni da pesca. Leon, ma di merda, veramente. Oh, ci ho sempre avuto un'ottima mira, raga. L'avete sempre visto. Ci ho sempre avuto comunque alta precisione. Allora. Quindi adesso controlliamo all'interno della casa. C'è qualcuno che sta... Sta andando di corpo. No! Salve! Vibera. Non dire che mi ha avvelenato. Non mi ha avvelenato la vibera. Manca solo che sono avvelenato. Ma scusa, ma tecnicamente loro... Arriva esso? Eccola là. Ma questi sono ubriachi, so. Cazzo.
Ma che vuoi, imbecille? A me mi chiami imbecille? Via dalle palle. Bravo. Comunque ti voglio dare un hint che il gioco non ti dice: se rimani fermo quando miri il mirino si stringe, se colpisci con il mirino più chiuso farà... Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Grazie, questo è un ottimo consiglio. È un ottimo consiglio. Mi ha chiamato El Imbecil. Ah, ok. Ok, chiaro. Granata a frammentazione. Ottimo. Mi stanno riempiendo di granate di granate a frammentazione. Il che non mi piace. Non mi piace affatto. Qua si può scendere. Però è veramente bello sto gioco. Mi rendo conto perché il motivo per cui è piaciuto a molti. Allora, da qua si scende. Lo voglio prendere qua. Immagino che qui sarà... Ci saranno dei simpatici amici che ci verranno ad accogliere. E piezo de merda! Minchia, i perri pure su Resident Evil, raga. Oh, ma come ti permetti? Come ti permetti? Oh! Resta morto. Resta morto. Di granite a frammentazione. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa di leggero con cui curarci, ma no. Cazzo, questa... Serpente macro di una grande dimensione commestibile dove rimossa che hanno le veloci. Può essere usato per ripristinare la salute. Ah! Se mangiamo pure le vipere. Minchia, adesso c'ho veramente piena di roba. Però possiamo creare altre munizioni alla mitraglietta. Perfetto. Possiamo creare qualcosa? Munizioni di pistola? Dai. Così almeno... Mi serve per una... Sì, lo so, è per quella missione di prima. Lo so, questo me lo ricordavo. Pensavo però che fosse... Non fosse tascabile. Una vipera... Chi è che non ha mai avuto una vipera in tasca? Brutto suono. Ah, miseria, quante cazzo... Non mi piace che mi stiano dando così tanto... Oh, ci sono arrivato molto vicino! Le famose granite a frammentazione. Allora, qua immagino che... Però, raga, non è giusto. Non trovo più tagliole dove farmi prendere. Non mi potrò più chiamare tagliola, man. È un'altra missione. Un incontro usa la mitraglietta. Polvere da sparo, perfetto. Quindi... Non possiamo fare un cazzo ancora. Devi essere bello grosso per usare questo. Ste. Hanno un gusto decisamente esplosivo. Ma che cazzo è adesso? Allora, non si può rompere il manico. Io l'avrei bruciato il manico, raga. Io avrei bruciato... Cioè, nella logica, se tu ti trovi un martello così grosso davanti, o ti trovi davanti Thor... Io brucerei il manico. Cioè io cercherei di... Impiegherei tempo per distruggere il manico. C-
C'è qualcuno che risposta a quei medaglioni blu? Sono dappertutto, non ne sopporto più la vista. Distruggi i medaglioni blu, cava, allevamento pesci. Dovrebbe esserci. Adesso dovrebbe apparirmi. Ah, eccolo, uno. Quante sono? 5. Pubblicizza. Praticamente un tronco. Appunto, io metterei una granata. Oh, no, non mi piace. Non mi piace. No, 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 non mi piace. Oh, no, no, questa è un'arena. Questa è un'arena. Are we ready for the boss fight? E quella dall'altra parte uscirà qualcosa. Ma che cazzo è? Abbiamo abbastanza granate a frammentazione. Porca troia! Porca troia! Che hanno messo questi cosi per disturbarti. Adesso mi pento di aver inviato al deposito quelle cose. Qualcosa di molto grosso e probabilmente anche molto peloso. Ok, magari non adesso. C'è un tesoro qua. Ok. Rubino. Allora, sulla qua nella cava, però non me li mostrano questi tesori. Una valigetta a forma di scatola. L'ho trovato nell'equipaggiamento normale, ce l'avevo. Non, sinceramente non lo so dove l'ho trovato. Mi sa che ce l'avevo di base. Non so se ho comprato. Non ho comprato la Deluxe Edition, quindi. No, no, ho comprato l'edizione base, quindi non so che. Non so dirti, me lo sono ritrovato. Me lo sono ritrovato lì. Ho una bruttissima sensazione. Ma questi ancora non abbiamo trovati. Queste cose che aprono. Molto brutta. Bruttissima. Oh! Ma ci sei ancora? Ma c'è il mercante? Polvere da sparo. Perfetto. C'è il mercante per caso? Ah, questo è proprio il negozio del mercante. Salve, salve Vegeta. Niero. Cos'è? Una bella festa con tutte queste armi. Dite al mercante, ok, invece di tentare le tue vecchie armi, raccogliere la polvere, perché non le vendi? Con i soldi ricavati puoi potenziare le armi che usi. Quando vendi un'arma che hai potenziato, ci verrai indietro quasi tutti i soldi investiti. Non c'è nessuna fregatura, amico, facciamo il tifo per te. Principe dei Saiyan, principe dei mercanti. Benvenuto. Bene, che posso fare per te? Allora, possiamo vendere questo. Bene, bene, mi
Allora, io direi di potenziare. Anzi, prima di tutto riparare questo. Il coltello. Cosa possiamo potenziare? Qua già siamo... Un'arma ben potenziata. Sarebbe... può sopperire a ogni tua mancanza, amico. Che dici? Secondo te è il caso di potenziare la pistola al massimo? O secondo te troverò cose migliori? Che adesso non so cosa farci con questi soldi. Non so se mi conviene... O anche la resistenza del coltello, la potenza del coltello, in realtà sarebbe... Mirino telescopico, immagino che sia per questo. Perché non provi una nuova arma, straniero? Potrebbe salvarti la vita. Quella velocità della mitraglietta per poi... Link eliminato, ne trovi migliori più avanti. Aspetta, se la versione mi ha detto poi per Link eliminato? Cosa? Velocità di ricarica? Non, ecco a te. O cadenza di tiro? Sei impressionato, vero? Abbiamo fatto entrambi, così siamo a posto. Allora, penso che... Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Poi piano piano... Torna presto a trovarci. Allora, dove porta questo coso? Dobbiamo provare tutto, a vedere tutto. Allora, da qua si scende, mi sa, per... Allora, da qua si scende e c'è un tesoro. Non credo che sia la missione da queste parti. C'era un punto tra le... Non lo so. Non so se ti ha eliminato qualcosa. Pesetas. Un po'. C'è qualcosa qua. C'è qualcosa qui intorno. Un'altra. Proprio avanti il punto dove disparare. Proprio... Ah, ok. Quello dove abbiamo visto l'altra volta. C'è qualcosa. Mi sembra che ci sia. Una lanterna da queste parti? Ho come la sensazione ci sia una lanterna da queste parti, però... E sento dondolare qualcosa. Ah, ok. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Il cazzo. Quindi possiamo salire su. Però non mi chiedo dove vada l'ascensore. Mi chiedo dove vada l'ascensore. Ok. Senti che arrivo facile, non trovi? Spara per abbattere i pirati e ottenere punteggi alti. Armi e munizioni sono illimitate, tutto gratis. In base al tuo punteggio aggiungerai i gettoni e ti daranno la possibilità di vincere magnifici premi. Scambia gettoni con i ciondoli dei ciondoli ai vari distributori di gettoni. Sono più tesori che è impossibile trovare altrove. Se obiettivi alla volta, sparando alle dinamite vicine per causare esplosioni. Attenzione, spari a un marinaio, ti verranno sottratti dei punti. Posso essere abbattuti con un solo colpo. Continua a sparare finché non li avrai rotti. Se finiscono con certe condizioni verranno aggiunti gli obiettivi bonus. Se riguarda per queste condizioni varia una partita. Ok.
Sì, andiamo. Se fai un buon punteggio vedrai che bei premi. Vero Vegeta? Allora, proviamo. Vediamo un po' che ricompense riusciamo ad ottenere. 3, 2, 1, via! Cazzo! Ok, abbiamo recuperato i punti. Ma questa musichetta? Cazzo. Cazzo. Vediamo un po' i risultati, eh? Ah, buono. Gettone d'argento 2. Vediamo un po'. Oh, fucile da precisione. Un po'. Vediamo un po'. Sono curioso di vedere i premi che riusciamo ad ottenere. Cazzo. Cazzo, ho perso i punti. Madonna, che precisione, ragazzi. La partita è finita. Che precisione che c'ho. Ah, però ho avuto rango B, va bene. Avevamo ragione su di te, straniero. Vediamo un po' con questo. 3, 2, 1, via! La musichetta è bellissima, madonna. È così che si fa. Hai mancato. Cazzo! Come cazzo lo prendo quello? Ricarica. Ok. Ma voglio vedere i gettoni che mi danno. Sono proprio curioso. Madonna, raga. Madonna, ragazzi, ma che mira c'ho? Dovrei fare il poliziotto, dovrei fare. Cazzo! Meglio di no! Meglio che non lo faccio il poliziotto. Cazzo. Va bene, è andato. B, vabbè, importante. Voglio vedere che mi danno. E per i gettoni dove devo andare? Per scambiare. Ho 4 gettoni. Torna presto. Ah, qui! Disposizione di gettoni a gente puoi ottenere un ciondolo di distributore gettoni. Puoi ottenere un ciondolo raro mentre in base. Ah, i ciondoli! Ecco come si ottengono i ciondoli. Leon con fucile raro, prezzo di vendita alle munizioni più 40. Che merda. Però ho tenuto un ciondolo raro. Ciondolo di termine meno personale. Ok, prezzo di rivendita delle munizioni. Ah, le munizioni costano di meno. Ah, ok. So che cosa fare nel tempo libero, ragazzi. Quindi le munizioni mi costano di meno. Ok. Quindi quando le acquisterò con questo ciondolo, vabbè, proviamo a equipaggiarlo.
Aspetta, si fa seguibaggio da qua. Il meglio. Tutto salviamo. Personalizza valigetta al centro. Meglio del meglio. Benvenuto. Vediamo un po' questa. Vediamo un po' se progetti. Non ci sono le cose emozioni? Ai soldi o alla tua vita? Ai soldi. Ok, niente di che. Non mi serve niente. Che cos'è? Pezzo esagonale. Oh! Scusate, ragazzi. Pezzo esagonale mi servirà per aprire la chiesa. Ok. Ok, da qui ritorniamo da quella parte. Vediamo qua mi dà che ci sono le risorse. Vediamo un po'. Che cos'è? Che stanno facendo? Ah, vabbè, gettano cadaveri nel lago, senza testa. Va benissimo. Cazzo. Se avessi il fucile da precisione. Ok, no. Oh. Che diavolo è? Cosa cazzo era? Cosa cazzo era? Era un dinosauro. Era un dinosauro, raga. Carburante da barca è conservato insieme a quello generato all'interno del capanno di trattamento e allevamento di pesci. Prendi solo quello che ti serve. La fascia dell'allevamento dei pesci. Ma questo è... Ok. Allora, risorse. Perfetto, mo ritorniamo da sopra. Ritorniamo sopra e andiamo a esplorare la parte del retro questa caverna. Dove ci porterà? Io ho una mezza idea di dove ci porterà. Immagino che ci porti allevamento di pesci. Infatti no, ho sbagliato. Allora, iniziamo dalle cose più semplici, quindi iniziamo da qua sotto, visto che questa è tutta un'intera area da esplorare. Iniziamo da qui e vediamo se qui posso fare quella cosa che mi aveva detto Fake. Ah, qui c'è la barchetta. Non si lascia il serbatoio a secco. Era qua Fake che mi avevi detto di sparare nell'acqua? Non mi sembra che stia succedendo qualcosa. Allora, qua ci servirebbe la torcia. Risorse. Vediamo un po' se possiamo combinare qualcosa, perché qua iniziamo a non avere più spazio.
Munizioni, fucile, perfetto. Non mi piace che mi stiano dando così tante armi. Ci sta. Ah sì, qua ci dovrebbe essere un medaglione. Dovrebbe essere lì. Forse da sotto. Eccolo qua. E niente. Ah, qua c'è una casa da esplorare. Polvere da sparo, polvere da sparo. Ottimo. Pianta gialla, perfetto. Quindi mi manca solo una pianta verde. Quindi adesso posso combinare rossa e verde. E posso provare a creare altre munizioni per la pistola. E ormai ho veramente un sacco di munizioni della pistola. C'è qualcosa? Coltello da cucina, perfetto. Ok, questo immagino che poi io debba ruotarlo per fare l'immagine. Saliamo e andiamo a esplorare l'altra zona. Ho abbastanza munizioni e pistola da sentirmi, cioè abbastanza munizioni in generale da sentirmi al sicuro. Più o meno. Immagino che io debba prendere le risorse del qua sopra, ci dovrebbe essere quindi la il carburante. Però cosa incontrerò? Tacci tua! Dannazione. Mi è preso un infarto, porca puttana! Di cazzo di puntili che si rompono. Oh, salve. Salve Salvini. Oddio. Salve. Porca troia. Non sei molto amichevole neanche con i tuoi amici. Dio santo. Ok, hanno fatto tutti una bruttissima fine. Ok, madonna. Devo darmi una geografia mentale di questo posto. Quindi iniziamo ad esplorare guardandoci bene intorno. Perché qua di risorse ce ne stanno in abbondanza. Munizioni, carabina. Ecco, questa è veramente una cosa che non sopporto. Il fatto di poter, non potermi... Oh! Che cazzo sta? Ma c'hai una mira di merda, fratello. Però mo c'ho lo spazio inventario che è strapieno. Salve. Dove sta andando? È quando ti scappa. Quando scappa. Mi sa che si è
Si è schioppato. È schioppato da solo. Mi sa che c'era tipo una bomba da quelle parti, una mina. È schioppato da solo. Cioè ha preferito saltare in aria piuttosto che affrontarmi. Aspetta, aspetta, da dove state arrivando? E che cazzo, sto qua, sto a chi? Come conio? Ma conio lo dici a tua sorella? Come non mi puedo nascondere? Io mi sto nascondendo. Io non mi sto nascondendo. Io ti sto rompendo il culo. Dove state? A me mi sembra che quelle che si stanno nascondendo siete voi. Niente male. Si è teletrasportata. Ne stanno altri? Salve! Salve! Ah dai. Ma vogliamo fare questo gioco davvero? Io I have the higher ground. Dai. Il prossimo. Ok, il prossimo è questa signora qui che sta venendo a mostrarsi. È un signore. Sei riuscito a salire fino a su. Bravo, hai vinto il mongolino d'oro. Ma conio lo dice tua zia. Questo sta morendo. Questo sta avendo le crisi epilettiche. Dai, su. Che dobbiamo fare? Ma ancora non lo capite. Non avete capito le leggi della guerra. Porca miseria. Non so come tradurlo. Ho il higher ground. Quindi siete destinati a morire. Ammazzati. Oh. Poi vado pure a derubare casa. Oh. Medaglione. Ok, ce ne sono altri due. Dovremmo averli tutti. Vediamo un po' se abbiamo delle risorse, abbastanza risorse per fare munizioni fucile, perfetto. Così almeno so che granata a frammentazione, perfetto. Madonna che bello. Lo trovo molto sensuale questo trovare risorse. Nemmeno studio di doppiaggio sapeva come tradurre, sono più alto di te. Esattamente. Qua c'è una bomba. Sto più in alto di te, fondamentalmente. Mi sembra di aver sentito il rumore di un'altra vipera, ma potrei sbagliarmi. Qui c'è però una lanterna, eccola qua. Ma dove sono le mie amate... Antica pipa! Dove sono le mie amate tagliole? Mi sembra di aver sentito il rumore di una vipera. Vediamo un po' dove siamo. Qua c'è stato un altro medaglione.
Proprio bello sto gioco, raga. Proprio mi dà soddisfazione, tanta soddisfazione. Possiamo creare altre frecce. Bene. E quella ho intenzione di usarla prima o poi. Eccola. Allora non avevo torto. E adesso dovrei aver completato anche questa missione. Dov'è? Dov'è? Non è villaggio? È vibere. Perché mi dice che non è completata? Perché mi dice che non è completata? A meno che le vibre io non debba portarle vive, ma... mi sembra strano, perché non posso prenderle... No, aspettiamo, così posso creare altri proiettili dalla mitraglietta. Ok, 4. Mi sa che adesso posso farla. No, ce n'ho 5. Potrei creare frecce, ma voglio aspettare. Sta qua da qualche parte. Grazie. Ciao Jack, grazie mille per il ride. Grazie mille per il ride. Benvenuti a tutti i riders, ragazzi. Per chi non mi conoscesse, io sono Shaka e siamo qui su Resident Evil 4 per la prima volta. Ciao Jack, grazie mille tesoro per lo shoutout. Come andava su Sly? Sly 2? Per me è la prima volta che giochiamo a questo titolo e mi sta piacendo da morire. Devo capire solo dove trovare questo medaglione. Persico Trota. Che cazzo ci faccio? C'è un nuovo bagno. Ripristina la salute, perfetto. Stiamo facendo la contessa. Ciao Dani. Voglio ricordarvi, ragazzi, che sul Linktree, come dice il nostro amico, il caro amico Wisbot, troverete tutti i link ai nostri canali. Per non perdervi le nostre live, cazzeggiare con noi al di fuori delle live. Fare amicizia, fare anche collaborazioni volendo. La contessa Mezzoregno, come ti trovi con Resident Evil? Allora, mi trovo molto bene, partendo dal presupposto, io non ho giocato l'originale perché era del apparteneva al trittico dei Resident Evil che mi sono perso, tra cui Resident Evil 4, 5 e 6. Diciamo, mi trovo molto bene, mi sta piacendo tantissimo, lo trovo molto divertente. Trovo molto 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 divertente. Pezzo esagonale, eccolo qua, un altro pezzo. Grazie mille per il ride. In un'altra parola, tagliole, esatto. È stupendo. No, ormai è diventato quasi una cosa nostalgica farsi prendere dalle tagliole. Cioè, se non mi faccio prendere le tagliole c'è qualcosa che non va. Qua c'è una scala. Mi sta piacendo molto molto. È veramente divertente. Ben fatto. Mi piace l'atmosfera. E poi penso che il... qualcuno sta scendendo. Avete visto in lontananza? Penso che questo abbiano lavorato molto bene su questo remake, anche se non conosco l'originale. Stoiachi! Ma quanti cazzo siete? Su Discord ci sono delle clip bellissime. Io vi aspetto su Discord, ragazzo. Vai a matar! Mori ammazzato! Oh, salve signora! Aggia. Oh 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 oh, salve! Te vuoi ammattare a tia? Me vuoi ammattare, capito? Simpatici proprio, come una scoreggia sti... Oh, salve!
bello, che bello venire da giochi come Wulong e ti mettono il Perry. Io sono il signore del Perry. Oh, il signore del Perry. Ma vai a cagare, ma vuoi lanciarmi... Oh! Questo voleva fare il furbacchione e tornare in vita? No! Mia gara! Via dalle palle! E bravo, bravo Leon! Leon uno di noi! Madonna, quante munizioni ho sprecato! Ne avevo 50 e passa! Signore del Perry! Devo solo trovare l'icona giusta da sommire... Tranquillo, è l'icona giusta. Però devo capire una cosa: per quale motivo, nonostante io abbia preso le vipere, non me le segna come missione compiuta? Ho preso 3 vipere, a meno che non c'è un modo per prenderle. Non ci sia un modo per prenderle, ma non penso ci sia. Allora, polvere da sparo, non ho le risorse, però... Ah, qua è pieno di vipere, comunque dove tornare e esplorare. Qua mi sa che ci sono altri nemici che si sono joinati al gruppo. Allora, i medaglioni li ho presi tutti, quindi possiamo consegnare la missione dei medaglioni. E qui. Proviamo finalmente. Uovo di gallina! Evviva! Le nostre cose preferite! Panica di benzina. Non me l'hanno me l'hanno messa tra gli oggetti speciali. Giustamente, perché non puoi portare un fucile ma una tannica di benzina in tasca. Non puoi non essere in grado di portarla. Allora. Chi è che non ha mai portato una tannica di benzina in tasca? Ok, qui c'è un altro oggetto da prendere. Quindi mi butto dall'alto da questa parte. Non ti buttare di sotto, Leon. Pesetas. Mi piacciono i soldi. Pianta verde, perfetto. Quello che cercavo. Verde, rossa e gialla. Perfetto. Siamo ben equipaggiati, raga. A parte che devo capire per quale ragione il signor mercante non mi dà allora, leggiamo un attimo al volo la cosa. Cacciatore di vipere. Dono le lezioni vipere prima e passami le vipere. C'è un incantatore di serpenti disposto ad aiutarmi? Vediamo un po' se me la dà quando ritorno da lui, perché adesso faccio un attimo un viaggetto di ritorno dal mercante. Allora, torniamo al mercante sopra. Non mi piace affatto questo posto. Dove ci sta acqua, mostri acquatici. Mi fa venire sempre l'ansia. Così possiamo anche andare a salvare e vendere eventualmente cose che abbiamo in eccesso. Allora, distrugge i medaglioni, perfetto. No, non me l'ha dato. Punisher.
Lo spazio non è una scala. Tu gli oggetti sono. Devi recuperare un po' di spazio. Sì. Annulliamo lo scambio. Allora, vediamo cosa possiamo vendere. Antica pipa che andava portata in salvo. Cosa mi sono perso? Guarda, ho esplorato il villaggio, però ti volevo chiedere proprio una cosa. Abbiamo trovato l'altro pezzo esagonale e il la cosa del per il come si dice? Per la barca. Però c'è una cosa, io ho una richiesta, no? Che è quella del cacciatore di vipere. Abbiamo 3 vipere, ma non me le conta come se fossero prese. Per quale ragione? Lo sai, perché devo prenderle vive o devo... Cioè, le ho nell'inventario e non posso fare alcunché. Abbiamo una cosa di... Sì, mitragliatrice, decisamente. Munizione di mitragliatrice. Vedi, c'ho queste 3... Forse le devi vendere? Sei sicuro? Che vuoi comprare? Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. È proprio così che ti voglio. Ottimo no, lavoro. Non le dovevo vendere. Però le possiamo recuperare qui. Una nuova arma, straniero. Potrebbe salvarti la vita. Se speri di sopravvivere... No, c'era scritto che voleva darlo... Voleva darlo al suo amico che sta in fin di vita. Le tue armi sono. Questo qui è un lavoro di fino, straniero. Voleva. Ah, no, sì, è giusto. Perfetto. A posto. Meno male. Non me le segnava adesso. Invece, devo semplicemente avere pazienza. Benvenuto. Allora, scambia. Prendiamo il. Allora, non so se prendere il Punisher o il laser. O per la Punisher. Mi sa la Punisher. Invecchiati ormai, c'è poco da fare. Dove lo trovi lo spazio necessario? In tasca? Mi fa morire. No, ok, la compriamo dopo. Abbiamo la prossima volta compra qualcosa. Senti, non mi rompere i coglioni. Allora. Ho sprecato tutti i miei soldi su di te. Allora, salviamo così almeno. Ok. Adesso possiamo tornare qui nel lago. Allora. Adesso abbiamo. Mi manca, mi sa, un pezzo esagonale per prendere il tesoro qua dentro. Mi manca un pezzo esagonale. Perché adesso ne abbiamo tipo quasi tutti. E dove sarà questo pezzo esagonale? Allora, sarà. Può essere. Qua no, perché abbiamo preso tutto. Sono al lago, sì. Però prima ho sparato, ma non è successo niente. Ho sparato dal pontile e non è successo niente. Non è successo assolutamente nulla. Aspetta un attimo, ma qui obiettivo intermedio e barca. Infatti. Ciao cara, grazie mille. Ci vediamo su Discord se sei entrata sul nostro Discord. Io intanto nel frattempo lo lascio qui per tutti. Ecco. Beh, troppo tardi.
Troppo tardi. Vabbè. Prima o poi. Tanto ci devo ritornare qua. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Che brutta storia. Che brutta sensazione che ho. È un pesciolino. Oh no. Che brutto. LBR. Sono il capitano Acab, sono diventato improvvisamente. Dov'è la mia balena bianca? Posso sparargli anche da sotto? Oh, oh. Sono un bel bocconcino, vero? Ah, ok. Vabbè, dai, è andata così. Vabbè, tanto ci posso tornare sul... Ah, era lui l'easter egg. Ormai l'ho perso? Immagino. Perché se c'entrava qualcosa con lui... Allora l'ho perso. Devo fare qualcosa. Vabbè, adesso sì. Lo sto facendo, Leon. Dai, ho affrontato bestie ben peggiori su altri giochi. Figurati che mi preoccupa una bestiolina del genere uscita da Jurassic Park. Porca miseria. Devo evitare di morire. Ok. Adesso proviamo a seguire la direzione. Eccolo. Adesso sta arrivando. Ma è una sorta di trota gigante! Eh sì! Ciao, Fra! Come va? Ma procede bene, Fra, mi sto divertendo un bordello. Qua siamo a caccia della balena bianca, della trota bianca. Sono quasi morto. Amore, ammazzato. Oh, finalmente. Ciao, alla prossima, grazie mille. Allora, ti aspettiamo su Linktree. Ti aspettiamo su Discord, su tutti i nostri canali, mi raccomando. Grazie, mi ha fatto un sacco piacere di averti qui. Alla prossima, cara.
Madonna. Beh, Fake, se me lo sono perso, di che cosa si trattava il l'easter egg? Ormai credo di essermelo perso. Beh, avrei vomitato anch'io. Sangue. Il dono. Capitolo terminato. Che miseria, già. Stati capi. Col... Allora, col cecchino dilettante. 78%, perfetto, sono sempre stato abbastanza preciso. Attacchi subiti 17, nemici uccisi 44. Beh, dai, un buon record. Ormai è perso, vedete che se sparavi abbastanza la cuccia la pesa e ti ammazzava, ti azzannava insieme a tutta la panchina. Adesso capisco. Dai, oggi siamo pure di più in live, quindi possiamo andare avanti. Agnello sacrificato. Micale, riceverai il nostro corpo più sacro. A inizio adesso. Tu ti mirai al nostro culto, accolto la mia benedizione. Ma chi ti si... Comunque è sempre interessante, secondo... Beh, il secondo che ti perdi, lo so. Vabbè ragazzi, questa è pure la prima run, eh. Poi se magari faremo una run, che ne so, estrema, potremmo pure farlo, rivederlo, eh. Ci sta la prima run a perdersi l'easter egg. Questa sta boss fight sarà una minchiata. Sarà piuttosto facile. Ma sono così fighi. Vabbè, oh. Mi dicevi? È stato insieme. Beh, non proprio. Non succederà più. E la chiesa? Sto ancora cercando una specie di chiave. Ricevuto. Almeno stai bene. Più o meno, sebbene di essere stati quasi divorati da un da una torrata gigante mostruosa, direi sì, sto bene. Dove siamo? Rimessa per le barche. Ok. Siamo ben lontani da dove immaginavo di arrivare. Cappellino di un poliziotto. Risorse. Vediamo un po' che possiamo fare per come munizione di pistola, dai, utilizziamo. Ora ti puoi muovere nel lago con la barca. Ah, perfetto. Ma non era affondata la barca? È leggermente affondata la barca. Non va più da nessuna parte. Non è che sarei dovuto riuscire a... Ah, ne troverò altre. Ah, perfetto. Allora, adesso è buio. Che cosa sono questi suoni? Allora, qui ci sono posti da esplorare. Risorse, perfetto. Vediamo un po'. Allora, abbiamo una parte qui che va esplorata. Seguiamo questo sentiero, poi torniamo indietro e esploriamo qui. Una brutta sensazione. Una brutta sensazione, non mi piace. Non mi piace.
Non mi piace. Guarda che se davanti a una porta, se premo due volte velocemente puoi aprirla con un calcio. Davvero? Aspetta, vediamo un po' se funziona. Perché mi sa che non posso aprirla con un calcio. Di no. No. Mi sa che l'hanno tolta questa cosa. Questa features. Allora. Aprisa. Pianta rossa. Abbiamo, possiamo, no. Ci mancano le risorse. Vediamo un po'. No, le risorse ce le abbiamo, ma non posso creare altre munizioni. Ma l'ho fatto, ma non è successo niente. L'ho premuto, due volte velocemente. Ma che è sta gente, ma? Che cazzo è? Cosa cazzo è? Oddio! Un forastero mort... Ma te... Tacci tua! Un forastero... O ti ammazza il forastero però! Porca troia! Oh 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 no! Mi ha decapitato! Mi ha decapitato! Mi sa che devo continuare col fucile! No! Mi sa che dovevo continuare col fucile! E quando scappa, scappa. Ok. Oddio, che angoscia. Ma pure sti cosi. Devo trovarmi di fronte. Vabbè, ovviamente sarebbero dovuti essere altri nemici. Un fucile o un mitraglietta? Per forza, perché la pistola non fa abbastanza. Ovviamente non voglio sprecare i soldi le munizioni del fucile, cioè della mitraglietta, per ora. Missione pistola, perfetto. Polvere da sparo, forse adesso posso creare altre munizioni. Fucile. No, ne servono 12. Oddio, mi ha preso un colpo, era solo un pipistrello. Che razza di posto è? Ciao Belgiu! Come stai, caro? Siamo arrivati al capitolo 4, siamo, giusto? Cazzo è? Lo stesso che ho visto alla chiesa. Ok. Ok, qua dobbiamo metterci delle cose. Chiave. È la chiave della chiesa? Quindi dobbiamo trovare delle dei simboli da mettere sopra. Qualcosa da mettere sopra, giustamente, perché non possono avere una cazzo di porta normale. Il lago, ok. Mappa aggiornata. Chiave della chiesa. Quindi questa è quella che devo prendere. Ma quindi posso anche risalire il fiume. Ok, lì c'è, dovrebbe esserci uno degli oggetti. Qui però ci sarà un'altra cosa.
C'è qua in mezzo al lago. Qua sta roba va esplorata, raga. E la, esamina i due luoghi. Sto mangiando fuori. Ah, sì, ho visto. Tanto oggi sto di più, quindi tranquillo, non sono qui per voi, ragazzi. Che cazzo è questo? Chiave degli altarini. Ah, adesso finalmente posso sbloccare gli altarini. E qua si scoprono tutti gli altarini. Turno. Madonna. Ma è finito per oggi? Cerco qualcuno che mi procuri un uovo di gallina dorato. Ma che cosa mi serve? Beh, in quel caso è meglio non sapere. Non trovi. Vendi un uovo dorato. Dove cazzo lo trovo l'uovo dorato? Oh, finalmente si scoprono tutti gli altarini. Barca. Perfetto. Abbiamo anche qui il coso. Allora, qui abbiamo il negozio. Io farei un... Io ritornerei al negozio. Oh, buono. C'è stava un tesoro sul lago. Ok. Pensavo stessi facendo tipo allora andiamo a vendere. Ho dei nuovi articoli. Benvenuto. Nuovi articoli? Rarità da offrirti. Lanciarazzi? Ciò che vedi è tutto quello che ho. Ecco, l'estensione della valigetta è buona roba. Buona cosa. Dobbiamo vendere cose, però. Grazie. Prego. Presto. Benvenuto. Allora, cosa ci possiamo. Vedi, non poter impostare determinate cose mi dà. Cioè, mettere determinate cose nella. Giustamente. Allora, altarino. Iniziamo a vedere che cosa c'è qua in uno di questi altarini. No, ho sbagliato direzione. E devo trovare uno dei pezzi esagonali. Qua sarebbe da tornare indietro, visitare di nuovo la chiesa, cioè il municipio. Vedere che cosa c'era nell'altarino vicino al municipio. Eccolo qua. Che cos'è? Lampada con farfalle. Ah, questa è tutta roba da vendere. Oh, ok. Qua dobbiamo incassonarci le gemme. Vediamo un po' se siamo. Questa è la cava, no? Tesoro. Cassetto chiuso. Cassetto della chiesa. Municipio. Escono tanti altarini. Se l'originale non si naviga. Come non si navigava in barca? È nascosto di tutto e di più. Motivo storico. Si posso andare in giro per il lago, ok. Ok, mo vediamo un po' di. Provare un'altra direzione, perché una delle prime cose che vorrei comprarmi sarebbe l'estensione per la. Appena ci abbiamo 20k, l'estensione per la valigetta. Internet ci potrebbe rivelare. Allora, io vorrei trovare il pezzo esagonale. L'ultimo pezzo che mi manca
per aprire questa parte qui, ma non mi pare che sia da queste parti. Forse lo troverò da qualche parte girando con la barca. Andiamo un po'. Andiamo un po'. Allora, questo tesoro mi sa che era un cassetto chiuso, esattamente. Allora abbiamo la possibilità di vedere che cosa c'è qui, che cosa c'è lì. Colonia sul lago. Oh, qua è pieno di roba. Altarino, qua abbiamo un altro altarino, quindi dobbiamo fare così. Uno, due, anzi facciamo uno, due. Qua c'è un altro ingresso acquatico. Andremo a vedere. 3 e poi 4 e poi 1, 2, 3. Vabbè, vedremo. Dove andiamo? Andiamo, raga. Allora, iniziamo a vedere cosa c'è qui. Qui è dove c'era il coso esagonale. Ah, ma voglio vedere cosa c'è qua dentro, allora. Oh, tesori. Pesetas. Questo mi rende felice. Oh, 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 ho dimenticato una... Mi dà diverse spiegazioni? Ma riguardo cosa, raga? Ok, questo cos'è? Questo tesoro chiuso? Dove siamo approdati? Una che in casa c'era un altarino, uno degli altari della chiesa, una divinità come Dioniso. Ma perché non usi le cazzo di una cazzo di torcia che non si vede niente, Leon? Usami. Eccolo qua, un altarino. Bracciale sontuoso. Quindi questa è tutta roba che noi riempiremo con le gemme. Mannaggia a me che me le sono vendute. Spero di trovarne altre. Mai vendersi le gemme. Niente, come? Ah, ok. Vabbè, allora ti faccio compagnia. Ti faccio compagnia io, tesoro. So che non è la stessa cosa. Che concorso, è vero? Che concorso? Allora, qui abbiamo aperto. Ci manca quella parte lì. Aspetta, cos'era questo? Ah, perché non era a questo livello. Bene. Adesso possiamo andare al centro del lago. Lo stupore continua. Preme sorella della bottega del sceneggiatore in collaborazione con... Figata! Vedete la nostra nostalgia forum, che meraviglia che è? Allora, cos'è? Niente. Ci sarà qui il pezzo Alessandrite, almeno. Ok, possiamo iniziare a mettere gemme.
Ma davvero? Non posso incastonare gemme? Perché sono gemme circolari. Però nel tempo ho continuato, ci sono bene niente, a febbraio, non spesso ero uscito proprio a febbraio, mi riduco tutto all'ultima settimana, come sempre, lo so. Ma di che si tratta? Raccontaci un po'. Allora, io direi di andare a quella colonia sul lago adesso. Perché che c'è qua? Porta con stemma. Sì, direi di andare a fare una visita finalmente alla colonia sul lago. Dove dobbiamo fare il giro e prendere queste cose, perché sennò ci perdiamo i pesetas. O le pesetas. No. Dove si attracca? Qua. Petos. Allora, vediamo un po'. Questa è un cassetto chiuso, quindi probabilmente non ci sarà niente. Qua c'è un tesoro, qua c'è un altarino e qua c'è una porta con stemma. Viene scelto partecipare a un concorso di formazione. Se dopo quello il mio progetto è ancora più convincente, allora viene proposto a casa di produzione serie. E in più vengo messa come assistente di produzione. Oh, wow. Che strana suono che ho fatto. Dicevo anche se mi levo, porca troia. L'odore Scheusides. Che spettacolo. Salves. Ma vai a cagare. Io sono, non sono il forastero che tu cerchis. Datemi tregua. Veramente. Sei ammazzato. Eccala. Mo stanno arrivando. Stanno arrivando i mostris. Oh. Non ho ancora sparato, che te schivi? Oh. Scusa. Ok. Allora, colonia sul lago, vediamo un po'. Quindi mi sa che due l'ultima volta era... La prima volta che lo facevo, questa è la seconda edizione. Ah, ok, quindi è una cosa nuova. Stanno cercando praticamente nuovi talenti. Vediamo un po'. Oh, finalmente. Ah, qui dove avevamo trovato il tizio legato, di cui non mi rimembro il nome. Perché io ormai sapete che ho la memoria di un criceto morto, fondamentalmente. Allora, riesco a fare questa è l'ultima occasione per questo concorso perché prendono... Ah, che sfiga! Come prendono Frina ai 30 anni? Scusami tesoro, ma tu quanti anni hai quest'anno? Perché se no, perché se stai per dire quello che stai per dire, io mi preoccupo. Se mi stai per dire che stai per fare 30 anni, tesoro mio, io mi spavento. Perché ci conosciamo da quando avevi 18 anni. E vuol dire che è passato troppo tempo. Giustamente. No, no, ma lei è chiaramente c'ha 18 anni. Diario di un anziano. 3 anni fa la mia benamata figlia si è spenta subito dopo aver dato alla luce suo figlio. Da allora il bambino è cresciuto notevolmente, è molto conosciuto e curioso di dare una grande sete di conoscenza. Cerca sempre di seguirmi quando vado a caccia. Posso perdere vista un attimo. Porca troia. Ti rendi conto, tesoro, che ci conosciamo da quando andavi ancora al liceo? Porca miseria.
No, no, per me nella mia testa c'avevi sempre 20 anni. Ogni volta che entriamo nella foresta, mi chiede di raccontare una storia. Un grande appassionato di Don Chisciotte. In che senso, Fake, suonava male? Perché se ancora piccolo e molto sveglio, ha un grande spirito di osservazione. Fossimo bloccati qui, sarebbe potuto diventare un accademico. Sono stupido e imprudente a ragionare di aver colpito il lupo dritto alla testa, invece mi si è puntato contro. Sono riuscito a rientrare la baita, ma la ferita è gonfia e scura. Non sopporto la vista e lo sguardo preoccupato di mio nipote. Il corpo si muove da solo e sento la luce nella testa. Sto forse impazzendo? Non posso morire adesso e lasciare solo il ragazzo. Mio Dio, ti prego, proteggilo. Hanno stato gli zingari, hanno stato. Ok, no, io non l'ho capito allora. Anello con rubino. Oh, questo tesoro. Ci siamo persi. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un cassetto chiuso che non possiamo aprire, immagino. Perché ci manca la chiave, ci mancano le chiavi piccole. Ma da questa parte dovrebbe esserci l'altarino e poi dall'altra parte la porta. Ciao Fake, buon pranzo! Tanto io sono ancora qui fino alle 2:30. Forse hai capito? Cosa? Quello che stavano si intendevano. Intendevano? Addici, addio, noi ci dobbiamo lasciare. Ok, qui c'era la porta che adesso possiamo aprire. E dove ci porterà questa porta? Oh, un tesoro. Cioè una cosa, pesca cosa? Un pescare, il pesce gigante vive là, con l'olio di pesce può essere utile per tante cose. Vendi un persico trota gigante. Ma guarda te se devo mettermi pure a pescare. Qua? Ok, questa polvere da sparo. Ma è morta? Mi sa che è morta. Porca miseria. Cazzo succede qui? Non lo so. Vai di porta al forastero. E questa sono bocciata di volta al liceo, ma il motivo di vanto per me esiste anche ai miei professori. Si bocciata perché si crede che la Monna Lisa sia stata dipinta su tela, vuol dire effettivamente. Promossa nel cui in effetti al tempo facile il test di preliminare di entrare in mensa. Lo passai e mi apparve un messaggio. Mi chiami in una delle nostre sedi per effettuare il test ufficiale. Non andarci, sai che figo essere la mente. Mamma mia. Porca miseria. Io l'unica mensa che potrò mai vedere è quella di un'università. Altare nella foresta. Piccola chiave, perfetto. Possiamo aprire anche il cassetto sotto. Altare nella foresta. Dove ti porta tanta roba. Ah, meno male, Fake. Che cazzo è questo posto? Altare nella foresta. Stupisciaga. Stupiscinci! Vabbè, ma tesoro, io te l'ho sempre detto da quando ti conosco. Ho sempre reputato una mente geniale e sempre pensato che tu sia una mente geniale, lo sai che. L'ho sempre pensato e continuerò a ripeterlo. Anche continuo a ripetere che la nostra amicizia è anche una delle cose più importanti per me. Vabbè, ma questa è un altro discorso, ragazzi. Avere amici come Fosforo, ragazzi, per me sono stati
curative, sono state meravigliose. Veramente geniale. Stasera faccio rumori molesti mentre bevo acqua, che vergogna. Beh, tu devi vedere, io quando mangio ramen, io faccio rumori molesti come si dovrebbe fare quando si mangia ramen. Cazzo, sta succedendo in questo posto? Qualcuno crede nel ritorno di questa sorta di divinità? Che cazzo? Ammazzato per favore. Dimmi che sei morto. Porca troia. Sono circondato. Porca troia. Troia. Ti prego, dimmi che non sanno aprire le porte. Questa qua sono pettalata. Questa è un'arma da minchia. La famosa arma da minchia. E lo so che hai scritto mischia. Sono io che leggo, che l'ho letto apposta male. Non vuoi morire ammazzato. Porca troia. Sto cazzo di cane! Sto cane del cazzo! Run. Porca miseria! Morite ammazzati. Mamma mia. Oh. Volevo spazio, mo ce l'ho lo spazio. E un cane finisce sempre così. Ciao Manu, buongiorno. Tesoro, mi fai uno shottino a mano? Manu Monte, favore. Come va? Allora, è vero, dovevo rientrare nella casa. Che c'ho... cosa da aprire? Ho il cassetto da aprire. Maledetti cani, maledetti. Maledetti cani. Barra d'oro. Porca miseria. Allora, il mostro del lago mi è sembrato una minchiata. Cioè, è stato estremamente facile da fare. È stato molto, molto facile da fare. Il messaggio sul fucile ti piacerà. Questo è un fucile a pompa. Dai, questa è un'arma da mischia. Da mischia. Stupida. Allora, bene, ora è il caso di piedistallo di pietra. Cazzo è il piedistallo di pietra? Ah sì, dove ci sta il coso. Sarebbe da tornare nella rimessa delle barche. Dove sta il tizio? In passato c'era il sole quick time event, ora hai ripreso la pasta del castello. Io calcolo che non so niente, non sapevo neanche che ci fosse un castello, raga. Quindi non vi so dire la differenza con l'originale. Posso dirvi solo che questo porting,
questo remake è fatto estremamente bene. E poi questo gioco è stato fatto molto... nel senso, non ho problemi assolutamente di frame rate, non ho avuto problemi di sorta. È stato veramente un gran... veramente fatto bene. Allora, voglio tornare dal mercante, ovvero Vegeta. Al pesciolone. È fedele con alcune dovute di... vabbè, sì. Assolutamente sì. Questa è una cosa che apprezzo molto. Per questo uno ci, secondo me, potrebbe spenderci i soldi. Perché se uno se è fatto bene, fedele, eccetera, eccetera, è un buon remake. Abbiamo un bel po' di cose da vendere. Però non venderemo tutto perché voglio trovare altre... Benvenuto a te, Vegeta. Allora, anello con rubino possiamo vendere. Bracciale con perle lo vendiamo assolutamente. Chiave con stemma mi sa che non ci serve più a niente. Barra d'oro la vendiamo. Grazie. Lampada con farfalle ancora no. Quindi aspettiamo. Allora, compriamo assolutamente l'estensione della valigetta. E adesso è lui, non mica, sì, è lui. Non mi veniva il nome. Allora, cosa possiamo potenziare? Le tue armi sono in buone mani, amico. Vero, principe dei Saiyan? Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Non so se sprecare, forse sulla resistenza. E mi compro anche il mirino telescopico. Perché cos'è? Poi stai montando su carabino alcune armi automatiche. Michele è il tuo follower. Giusto. Mini adesive. Mirino telescopiche. Telescopico. E potrei anche scambiare... Oh, ma questa roba... Tutte queste rarità. Riduce il rinculo e valigetta nero aumenta la probabilità di ottenere risorse L. Oh, allora io volendo potrei ottenere sia questo che questo, ma questo non mi dispiacerebbe affatto, ma non vorrei che così mi aumentasse lo spazio nell'inventario. Allora, riduce il rinculo e migliora la precisione. Questa però è un'altra arma. Si è aggiungito agli spazio. L'ho già aggiunto, quindi ho aggiunto. Infatti, tolgo spazio, però ho comprato l'estensione, quindi vorrei... Vediamo un po' quanto è aumentata l'estensione della valigetta. Ok, quindi sicuramente potrei tenerla. Però di quanto? Di 4 quadretti, probabilmente. A presto a trovare. Benvenuto. Allora, questo potrebbe essere... Allora, voglio comprare questo... Perché adesso possiamo incastonare gemme. Possiamo venderlo a 20k. Benvenuto. Possiamo venderlo a 20k. Guardate, tutto porto il risolo in meglio. Infatti, adesso voglio vedere che cosa posso ottenere con questo. Direi a sto punto la carabina la possiamo ottenere. Per tutto il resto c'è Mastercard. Direi che il Punisher la possiamo ottenere. Con quest'arma puoi bucare qualunque. Torna. Presto a trovarci. Allora, noi potremmo montare il mirino su che cosa? Allora.
Abbiamo 12 colpi noi, volendo. Per ora possiamo tenerci così. Le armi... Non so, il lanciafrecce... Niente lingua russa. In che senso la lingua russa? E per essere rimosso i riferimenti alla creazione del russo... Lo immaginavo... Che decidessero di farlo. Scusami, questo mirino... Perché cos'è? Può essere montato su carabine alcune armi automatiche. Quindi su queste non posso montarlo. Questo per ora invitiamo al deposito. Sì? È un primo segnale. Io vorrei solo che ci fosse pace e tranquillità, raga. Mi sono proprio rotto il cazzo. Sta guerra, problemi. Mamma mia, non la faccio più. Non la faccio più. Vorrei solo che la gente smettesse di pensare agli altri, a se stessi, e rompesse meno il cazzo. Esatto. 3 giorni dopo il mio compleanno uscirà. Scusate questo piccolo sfogo, ma mi sono stancato di guerre, morti e sofferenza. C'è un tesoro che posso prendere qui, un altro tesoro? Mi sa che devo girare dall'altra parte. Se a settembre è ottimo, decisamente ottimo. 4 giorni dopo il compleanno, il nostro sciagone preferito. E tra l'altro 2 giorni dopo del compleanno di mia moglie, perché mia moglie fa il compleanno il 4, mentre io faccio il 3. Da dove ci arrivo? Prendere quella cosa. Il tesoro qua. Se devo arpionare? No. Morte e sofferenza non possono portare piacere, esattamente. A quanto pare alcuni sì. Da dove lo prendo il tesoro? C'è un tesoro qua. Aspetta. Non avevo visto dalla mappa. Red 9? Vabbè, ma mo siamo... Questa è una carabina. Secondo voi è più forte? Non comprerei Starfield se fosse in te. Come mai? A parte che ce l'ho sul pass, quindi... Beh, non per il gioco in sé, per cosa? Intendi dire, scusami. No, lo so, sono curioso. Che intendi dire? Non per il gioco in sé, è all'orario. Sto cercando di capire. Intendi che qualcuno deve... Ah! Ragazzi, voi dovete capire che io sono rincoglionito. Scusate. Risorse L. Uova di gallina! Un cuore pulso. Un rincoglionito vero. Ah, abbiamo delle lacrime viola. Uovo di gallina dorato, l'abbiamo trovato. Uovo di gallina marrone. Che bello, adesso... Ma scusa, ma chi mai costruirebbe un pollaio nel mezzo del nulla? Giustamente le galline così non scappano. Allora dobbiamo tornare. Sul pass la frase è bellissima. Ok. Scusate ragazzi, non sono molto sveglio. T'ho detto, tesoro, che l'unica mensa che potrei vedere è quella dell'università o
Sale il locale troppo ma... Ah, sono turni massacranti. Porca miseria, mi spiace. Ma ti capisco. Ti capisco perché anch'io ho avuto dei giorni massacranti al lavoro. C'ho un cuore purissimo. Il caffè scappa a casa, ok. Tanto io tra una mezz'oretta pure ci vi saluto, ragazzi. Allora, bella selezione di articoli in vendita, straniero. Mi sa che devo vendere l'uovo d'oro. Perfetto. Perfetto. Sei un vero professionista. Un lavoro ben fatto merita un adeguato pagamento. Perfetto. Quindi adesso ce l'ho 4. Ancora non posso comprare niente. Ho la schiena a pezzi. Siamo invecchiati. Possiamo potenziare. 30, abbiamo 32k. Possiamo comprare cose e potenziare mine adesive. Allora, le mine adesive. La conoscenza è potere, ricordatelo sempre, amico. Le mine adesive in realtà è molto buona, perché con le mine adesive noi possiamo sfruttare finalmente il lanciafrecce. Vediamo un po'. Modificare un'arma in base alle tue. Ecco a te. Come desideravo. Potenziamo anche questa, che non si sa mai. Provala e vedi come va. Cioè, almeno mi sento di aver. Ti serve nient'altro. Vedi di non rimanerci secco. Ok, adesso possiamo andare a esplorare il nuovo luogo. Dove sei giù? Dov'è la nostra giù? Allora, qui. Possiamo, abbiamo risorse grandi, crea munizioni mitragliatrice che non sarebbe male. Munizioni carabina, munizioni mitragliatrice. Così almeno sappiamo di avere un'ottima arma dietro. Io direi di prendermi a sto punto dal deposito anche uno spray medico. No, due sono troppi. Il deposito, perché ciao, alla prossima Belgio. No, si spera di no, ma no, ma no, vedrai. Allora adesso possiamo andare qui, finalmente possiamo esplorare quella parte di lago. Abbiamo fatto un po' un giro veloce per cercare di recuperare irrecuperabile, e adesso possiamo tornare. Possiamo tornare lì. Siamo a un castello. Bara dell'energia. La famosa bara dell'energia. Vabbè, un po' come direbbe un romano. Vabbè, c'ho la bara d'energia che è un po' scarica. Ok. Ho messo sensazioni strane, mi è venuto in mente. Ok. E mo qua. Risorse L. Ok, da qui si sale. Mo che cazzo è questo? Sono infarto. Ciao giù. Seleziona. Ok. Qui c'è una combinazione da fare per aprire questa porta. Ciao giù. Ciao tesoro, come stai? Allora, penso che la combinazione. No, no, no. Bellissima, sola e unica. Esattamente, ragazzi. La sola, unica, inimitabile, meravigliosa. L'unica, l'ho già detto. Sensazionale. Intrepida.
risorse, perfetto. Quindi adesso vediamo un po' cosa posso creare con le risorse grandi. Un cazzo di niente. E posso creare altre frecce. No, me le tengo. Allora, qui ci sono i simboli. Abbiamo trovato tipo i serpentini, che se è questa sorta di P strana. E questo cosa cazzo è? Questo mi sa che si vede, si deve vedere così. Ok, tipo tre occhi, tipo tre pesci, come si chiama? Questa è chiusa. Allora, adesso non posso selezionarli tutti, però. Però per quale ragione? Ne posso selezionare solo questi quattro. Che non posso selezionare? Ah no, cazzo sto di. Uno. La sorta di P. No, mi sono spaventato, perché... La sorta di... Se è questa. E infatti. Era l'unica che c'aveva una sorta di P vicina. Aspetta. Ok. No, non mi spavento per così poco. Non mi spavento per così poco, ragazzi, mi dispiace. Aspetta, ma il fucile... Non c'è più munizioni per il fucile. Cazzo! Testa del blasfemo. Che schifo. Sesagonale! L'ultimo! Dai, cazzo! Rubino, perfetto. O rubino, è un'incitazione al trafugare oggetti. Solo per se stesso il blu blu blu, mi spaventa molto di più del jumpscare. Sappiatelo. Ok. Allora adesso, prima di tornare, di andare a vedere l'altra parte, l'altro pezzo del blasfemo, andiamo dove c'era la banchina qui. Dove cazzo è la banchina qui? Perché possiamo finalmente aprire il cosa? Sì, sono sempre. Era la mia voce. È la mia voce. L'ho registrato ai tempi di Momo. La grande scoperta. C'era un ragazzo che ci seguiva spesso durante il periodo di Elden Ring, che adesso non vedo più da eoni. Chissà che fine ha fatto. Eccolo qua, possiamo mettere l'ultimo pezzo. E mo dobbiamo, penso che dobbiamo farle girare. A posto. Risolto. Che cosa sarà? Idolo immorale. Vediamo un po'. Una statua inquietante d'oro puro. Può essere solo venduta. Porca miseria. Un botto di pesetas. La vendiamo per un botto di pesetas. Allora, devo andare qui. E quindi devo raggiungere questa parte qui. Ah! Così a caso. Si può rompere anche questo? No. Adesso devo quindi ritornare nella caverna qua dentro e devo proseguire invece verso sinistra. No, non qui, ma devo proseguire verso sinistra. Prima dovevo prendere ovviamente il tesoro. Dai, fai retromarcia.
Fai retromarcia. Ok. Ok, adesso dobbiamo esplorare questa parte qua per prendere l'ultimo pezzo del blasfemo. Allora, vediamo un po' che cos'è. Di qua c'è una strada. Immagino che qua sia bloccato. Ne sono sicuro al 1000 per 1000, conoscendo il gioco. Conoscendo i tipi di giochi. Non si apre, giustamente. Cioè, adesso mi dovrà fare tutto il giro di Peppe. Cos'è questo rumore, questo suono? Soia chi? Io soia chi? Nel tempo mi espongo dicendo che ho appena preso un regalino. Cosa? Vabbè, giustamente non lo puoi dire. Vediamo un po' se riesco a sconfiggerlo alle spalle. Oh, forastero! Tacci tua! Porca troia! Scappa! Leon, porca troia! Oh oh oh, vecchietto. Porca troia, oh, però. Ah beh, c'ho le ova di gallina. Questi che c'hanno sono zombie puliti. Sì, non sono zombie. Non sono zombie. Sono presi da una setta che è successo qualcosa. Qualche. Porca troia, già inizia a essere già pieno, eh. Chi ha causato qualcosa. Azione di mitragliatrice, perfetto. Possiamo creare qualcosa? Oh cazzo. No, infatti ecco perché non crepano. Sono tipo posseduti da una sorta di cosa che gli hanno messo nel sangue. Gli hanno messo nel sangue. E tra l'altro cosa che mi hanno messo anche a me nel sangue. Ammazzato. Mi hanno messo anche a me nel sangue. Oh cazzo. Vabbè. Ti prego dimmi che muore. Gli è caduta la torcia. Ti prego dimmi che muori. No. Praticamente, sì, infatti mi hanno detto che a quanto pare io ho accettato il loro dono, me l'hanno iniettato una volta che mi hanno catturato, e quindi adesso questa cosa si sta diffondendo nel mio sangue, ma io non so di che cosa si tratta, non so assolutamente di che cosa si tratta, quindi sono un po' spaventato. Munizioni pistola. Aspetta, mini adesive. Ah, me ne servono 8. Ah, io voglio aspettare di averne 8 per creare delle mini adesive, perché potrebbe essere una cosa utile da. Allora, da qua si sale su. Da qua si sblocca il passaggio. Arriva entro il 19. Oh, meno male. Ma arriva esso chi? Esso chi? Porca troia. Vabbè. Adesso!
Mi sa che me lo devo comprare il... Mi sa che me lo devo comprare il coso per stabilizzare la mitraglietta. Minchia, ho bloccato l'ascia in volo con la pistola. Ma chi sono? Ma chi sono? Mi sa che me lo devo comprare la stabilizzatore della mitraglietta. Perché così non vado da nessuna parte. Il generale comunque è il compleanno della zia. Ah, miseria. Precisione. Ma poi a morire ammazzato invece di dire. Devo andare a ammazzare il tizio con la... Devo ammazzare questo. Madonna, i perri! Caricati, caricati! Caricati! Oddio. Madonna. Che goduria ai perri, hai visto? Membro del sito della Lore di questa sentita che mi sta perdendo. Allora, troppe storie. Allora, fondamentalmente cos'è successo? Noi siamo stati ingaggiati da un gruppo per recuperare... una ragazza, ok? Siamo arrivati praticamente in questa zona, in quest'area, eccetera, eccetera, alla ricerca appunto di questa ragazza, accompagnati da due poliziotti. Uno di questi poliziotti si è avventurato a un certo punto da fare la pisciata, è stato catturato, e poi è stato catturato anche l'altro successivamente. Poi cos'è successo? Ci siamo ritrovati in questo posto a indagare su dove fosse questa appunto ragazza, e abbiamo scoperto che poi era stata presa e trattenuta in una chiesa. Da quello che io so finora, se pisci muori, da quello che so finora, quello che succede è che ci sono queste sorta di monaci o di, cioè, una sorta di culto che venera un qualcuno, non so ancora chi, a cui la gente fa dei rituali, donavano delle persone fondamentalmente in sacrificio. Infatti, come abbiamo potuto anche vedere da vari altari sparsi per la mappa, gli donavano appunto dei sacrifici. E quindi adesso stiamo cercando di trovare il modo di trovare la chiave appunto per aprire la porta della chiesa che ci permetterà di liberare Ashley. E stiamo cercando anche di capire che cosa è che ci hanno iniettato, perché nella cosa che ci hanno iniettato si vedeva chiaramente un esserino, probabilmente quella cosa che esce dal corpo dei missili, dove in alcuni è più sviluppato rispetto ad altri, perché alcuni semplicemente si uscivano i tentacolini, mentre a questi escono proprio i tentacoloni. Quindi bisogna cercare di capire un attimo. E stiamo iniziando a perdere un pochino di risorse, raga. Un po', ci servirebbero di nuove munizioni fucile. Ma eccolo qua. Tesoro che è caduto dall'alto. La prima viola. Ecco, questa parte non l'avevo. Oh, finalmente! Una pianta gialla. Possiamo mixare
Oh, porca troia, ho sbagliato. Verde, rossa, rossa e gialla. Quindi devo trovare una pianta gialla e una pianta verde per mixare. Cazzo, poteva averne una completa, vabbè. Ne abbiamo fatte due. Due a metà. Porca troia. I Perry sono bellissimi, è vero. È una figata che sono riuscito a anche a perriare un'accetta con proiettile. Però mi sa che mi serve davvero tanto trovare mini adesive. Questo è molto importante, secondo me. Mi sono scordato quello che volevo dire. Ok, quindi serve anche qua la combinazione. A meno che non sia la stessa, ma non credo. No, allora, una è questa. Credo che sia questa. No, non è questa. Allora, devo trovare la combinazione. Dove potremmo trovarla? Mi sa che una è questa qua. Ok. Vediamo un po' se possiamo fare. Perfetto, munizioni pistola. Allora, una è quella. Dobbiamo trovare le altre due, che sono queste strisce gialle. Questa. Vedete, si incendia se cade. Vediamo un po'. Deve essere qui da qualche parte. Per forza di cose deve essere qui. Devo solo fare attenzione a trovarla. E secondo me non è facile trovarla qua dentro perché è tutto completamente buio. Allora, forse una troverò qua. Forse sto andando un po' troppo oltre. Vediamo un po', qua non si vede niente nel buio della grotta. Ah, una è sicura quella. Una è sicura quella, sicuramente quella che abbiamo visto qui. Uno dei pulsanti. Dovrebbero essere tre. Una è questa, poi. Deve essere da qualche parte. Eccola qua. Allora, una è quella. Questa si è fatta per essere vista... vista in prospettiva, quindi cerchio con ok, e la terza deve stare da queste parti. Possiamo provarle tutte. Ah no, ecco qua. Ok, una sorta di due doppia mezzaluna. Cerchiamo di capire. Allora, una è questa, una è la doppia mezzaluna, che è questa qua. E una invece era... possibile che sia questa? No. Cosa era? Possibile che sia questa? Scusa, questa qua. Che cazzo è? È una sorta di... doppia O di infinito. Quindi questa. No, ho sbagliato. Questa. 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 Ok. Due erano molto simili, quindi
Adesso possiamo tornare a mettere la statua della posta, le teste delle statue della postata sulla piattaforma. Ma ho la sensazione che adesso... lo sapevo! Ho la sensazione che adesso si risvegliassero... Porca troia, che i perri, guarda. Ma dove cazzo le prendono queste torce? Oh cazzo. Dai. Oh, che bella l'esplosione. Avete visto che figata che è stata l'esplosione? È stata proprio... è divampata, è bellissima l'animazione che hanno fatto per l'esplosione. Bellissima. Raga, a livello tecnico visivo sto gioco è pazzesco. E per ora secondo me è il miglior riuscito tra tutti i remake che hanno fatto finora. Ok, adesso possiamo andare, tornare dal mercante, così si salva. Oh, ho sbagliato. Allora, si salva. E poi con la storia possiamo fermarci qui per oggi, ragazzi, e domani mattina invece riprenderemo con Nier. Quindi molto probabilmente Resident Evil 4 sarà domani è giovedì. Giovedì e venerdì possiamo fare Nier, mentre sabato e domenica possiamo fare Resident Evil 4. Così andiamo, proseguiamo la storia. Benvenuto. Bene. Automata. Allora, l'idolo immortale, assolutamente. Grazie. Lacrima viola. Niente. Questa ancora per ora non la scambio. Io mi comprerei uno spray medico. Bella scorta finché puoi. Saggia scelta. Lo so. Che non lo so. Allora, cosa possiamo potenziare? Una ben potenziata può sopperire a ogni tua mancanza, amico. Sono d'accordo. Però mi preoccupa quella mitraglietta, perché è veramente, veramente, veramente tanto... Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, amico. È veramente tanto... Sei impressionato, vero? La nostra imprecisa. Questa la voglio. Grazie, grazie mille Vegeta. Allora, salviamo e adesso andiamo a fare un bel po' di tiro al piattello. Ragazzi, andiamo a fare un po' di tiro al piattello qua sotto per vincere un po' di premi. Nye. No, io sono più carina quando lo dico. Allora, possiamo migliorare qui in realtà. 3, 2, 1, via! Ma cazzo. Ok. Ah, l'altro era qua. Cazzo. Dobbiamo fare meglio di prima.
Devo fare meglio di prima, ragazzi. La musica è bellissima. Madonna, ragazzi, ma che mira ho? Ecco, ho appena parlato. Tranquillo, non, io non volevo menare al marinaio. B. Nuovo punteggio. Ma mi hanno dato il gettone? Almeno 6.000. Allora, questo devo fare almeno 5.000 per avere altri gettoni. Ma già che carino. Hai vinto tu, giustamente. Che non lo so. Grazie. Qua io devo sparare alle palle. Cazzo no. Ho sbagliato. Dai. Cazzo. Lo so che non è da me. Ok. Vediamo un po' se... Finita? Quanto ho preso? Oh, finalmente! Allora, se non sbaglio mi manca un gettone per poter... Riproviamo questa. Un gettone per poter fare... Per un altro medaglione. Ah, che cazzo! Muore ammazzato. Cazzo. Sbagliato. Mi sbaglio sempre sto cazzo di... Dai, pronti. Muore, appaiono i marinai. Ok, non devo sbagliare. Cazzo. Non farò mai più. Cazzo. Devo fare 6.000 per fare. Vai Vegeta. Devo fare 6.000 per fare. Devo almeno a 6.000 ci devo arrivare, raga. Dai. Allora, calma e sangue freddo. Cazzo. E vaffanculo, ho perso. E mori ammassato. 3.200. Dai, che ci arriva a 6.000 secondo me. Cazzo, lì devo prendere il bonus. Non l'ho preso. Che cazzo sti marinai! Vabbè. Va bene così. Tanto non posso prendere adesso il medaglione, va bene così. Sì, ho la possibilità. Ovviamente blu mi dai i gettoni più scarsi. Qua è proprio da chiudersi e fare... Mettersi qui proprio e mettersi a fare...
punteggi. Allora, però la musichetta è bellissima. Allora ragazzi, siamo arrivati purtroppo in chiusura di oggi. Io vi ringrazio mille per tutto quanto, per tutte, per la vostra presenza, per la vostra amicizia, per ogni cosa, ragazzi. Sapete che siete meravigliosi, oggi siete stati veramente tantissimi. Ciao bello, noi ci vediamo domani mattina per continuare Nier Automata. Infatti aspetta, vi consiglio di rimanere così andiamo a fare un bel raidino tattico con Nier Automata, e noi con Resident Evil 4 ci vediamo invece sabato. Mi ha quasi preso in colpo. Sì. Allora, possiamo andare da Veronica V, che non facciamo il raid da un po'. Se no, Manu, hai qualcuno da consigliarmi oggi? Se hai qualcuno da consigliarmi, vado volentieri da te. Sì, da Yodobi, vabbè. Scapperei proprio per la vergogna. Poi c'è Holy Ruma con Resident Evil 6. Però Holy Ruma è questo, Leo, perché non sei abbonato. Come fai a non sei abbonato? Allora, se hai qualcuno, Manu, da Doom Eterno, dimmi tutto, Manu. Dimmi il nick. Sì, ci passo volentieri. Ah, se Rai di Yodobi è pubblicità. Ok. Adrenim Twitch, andiamo subito. Così conosciamo anche gente nuova. Eccolo qua, su Doom Eternal. Allora, ragazzi, allora, appena entriamo sul canale, mi raccomando, appena facciamo il raid, hashtag forastero. Scritto così. Hashtag forastero. Lo sta platinando? Mi raccomando, tutti hashtag forastero. Si parte per il raid, ragazzi. Io vi auguro una splendida giornata, un buonissimo pranzo se non l'avete ancora avuto. Io invece devo andarmi a cucinare, devo anche andare a cucinare, quindi mi raccomando, ragazzi, si parte hashtag forastero. Ragazzi, ci vediamo domani mattina con Nier. Demonci, cosa succede, ragazzi? Grazie mille per il raid. Bentornati, Scheme Revolution. Un po' rasero, stavate giocando a Resident Evil 4, così, eh? Ecco, sì, mi sa proprio di sì. Salve, buon salve, ragazzuoli. Sì, sì.